Buongiorno a tutti. Comunico subito che siamo ben 3.000 colleghi geometri italiani presenti a questo webinar. Questo incontro è stato pensato a seguito delle numerose richieste pervenute in collegio per avere informazioni in merito ai requisiti delle polizze da sottoscrivere, per conoscere meglio i prodotti e le coperture offerti dalle varie compagnie assicurative. Abbiamo così interpellato e avuto fin da subito la massima disponibilità da parte di Marx, Generali ed ASI. È questa un'occasione per ricordarci l'obbligo professionale di essere dotati di una buona polizza professionale, che nel caso delle asseverazioni legate al superbonus deve avere una sua specificità con requisiti atti a tutelare il committente ed il credito d'imposta riconosciuto dallo Stato. Ringrazio quindi i relatori che mi seguiranno e rispettivamente per Marsh il dottor Marco Oliveri, per Generali le dottoresse Marina Ricci e Veronica Ruggi e per ASI il dottor Paolo Salmani. Per tutti gli aspetti tecnici e la moderazione dell'incontro lascio la parola al nostro referente dei corsi, il geometra Gianni Rossi, ed auguro a tutti voi un buon proseguimento. Bene, allora grazie Presidente. Io rinnovo la richiesta se avete sentito il Presidente e se sentite me, così siamo tranquilli che tutto funziona. Se rispondete in chat mi fa piacere. Ok, grazie, bene, sì, chiaro, molto perfetto. Allora, io sono il geometra Gianni Rossi, come ha presentato il Presidente, sono il responsabile dei corsi online che organizza il nostro collegio. E per corsi online intendo quelli che teniamo sul sito corsigeometri.it, che forse molti di voi già conoscono, per cui insomma ecco, questo è il mio ruolo. Io adesso vi porterò via soltanto alcuni minuti perché devo darvi qualche indicazione poi su come ottenere il credito formativo e anche su come seguire il seminario. Ecco, poi cercherò di essere molto stringato. E, ecco, io sono poi questo qui e poi darò la parola ai relatori che ha già presentato il nostro presidente. Poi alla fine, sempre che rimanga spazio e che il numero di domande sia tale da poter instaurare un dibattito, faremo anche un eventuale dibattito anche in voce per chi di voi è entrato via webinar, perché possiamo anche aprire il microfono, altrimenti vedremo se riusciamo a rispondere alle domande che ponete tramite la chat. Allora, due indicazioni, tanto perché siamo sicuri che abbiate un po' presente come si fa a porre domande. Voi, chi di voi, ecco, perché noi oggi, essendo in 3.000, abbiamo dovuto instaurare sia il webinar classico sia la diretta streaming YouTube. Per cui, per chi di voi è entrato in webinar, sapete che nel pannello del webinar che avete c'è questa cella che vi permette di scrivere le vostre domande, domande o commenti, qualsiasi cosa vi venga in mente. Ecco, naturalmente non abbiate remore, perché queste domande, questi messaggi li vediamo soltanto noi relatori e non le vedono gli altri partecipanti. Questo è, quindi non fatevi scrupoli se avete in mente che magari la domanda sia troppo banale, eccetera. Per quelli invece di voi che sono entrati tramite lo streaming YouTube, sapete che YouTube poi ha anche lui la sua chat, per cui potete andare lì e scrivere cosa che vedo che state già facendo. Poi ecco, per intervenire invece, se dovessimo avere tempo alla fine del webinar, sempre per chi è entrato tramite il webinar, nel pannello avete questa iconcina con la manina alzata, che simboleggia manina alzata, per cui se apriremo il dibattito, se voi alzate la manina, noi ci accorgiamo e possiamo anche aprirvi il microfono e quindi potrete parlare direttamente in voce. Lì sarà da vedere se il tempo lo permetterà, ma insomma questa è la modalità. Ecco, poi una precisazione: siccome oggi appunto molti di voi sono entrati tramite YouTube, in più ci sono anche quelli del nostro collegio di Padova che avevano ricevuto un link diretto al webinar, vi prego, ecco, se siete in questa situazione, di andare comunque sul sito corsigeometri.it, registrarvi se non lo siete già, cliccare sull'annuncio di questo seminario e poi cliccare su iscriviti al seminario gratuito, in modo che siate iscritti e possiate ricevere il credito formativo. Ecco, qui la slide importante è questa.
cosa fare dopo questa diretta? Allora, per avere il credito formativo bisogna seguire un po' di procedure, bisogna chiaramente collegarsi al sito corsigiamadi.it, eseguire il login con le vostre credenziali e questo farà sì che si apre la pagina I miei corsi, cioè la pagina dei corsi ai quali siete iscritti. Potreste avere soltanto il seminario di oggi, questo qui, ma potreste averne anche molti di più se siete già abbonati al nostro portale, siete già degli iscritti a Corsi Geometri. Se per caso la pagina non si apre, vedete che qui basta andare sul menu profilo I miei corsi e si apre la pagina. Da questa pagina, cliccando sul titolo del seminario, si apre appunto la pagina del seminario e da qui avrete questi tre bottoni che adesso illustrerò per vedere il video se volete vederlo dopo questa diretta oppure per chi non ha potuto oggi presenziare in diretta e lo vede solo registrato. Il bottone file per scaricarvi le slide, il materiale dei relatori e anche queste qui mie e il bottone test per fare il test. Quindi andiamo via veloci, qui è tutto ripetitivo. Ecco, cliccando il bottone file, in sostanza scaricate un file zip che una volta aperto contiene i PDF delle slide dei docenti. Se invece cliccate video, parte, vedete questa finestra con la registrazione del seminario. E quindi se volete rivederlo oppure se non siete presenti oggi e lo guardate soltanto registrato, questa è la modalità. Naturalmente c'è il bottone per ingrandire la finestra a tutto schermo e cosa importante è che questo filmato vi rimane a disposizione a tempo indeterminato, quindi anche fra 3 mesi, 6 mesi se volete rivedervi perché nel frattempo non avete avuto modo di approfondire, potete sempre rivederlo. Poi c'è il discorso del test. Perché per avere il credito formativo, voi stasera, al massimo domani mattina, troverete questo bottone test che fa partire un test. Sono, guardate, semplicemente 10 domande, molto semplici, perché noi qui non abbiamo l'obiettivo di fare domande concettuali, abbiamo l'obiettivo di accertarci, come dice il regolamento del Consiglio Nazionale Geometri, che uno effettivamente abbia seguito il seminario. Quindi le domande riguardano essenzialmente quello che i relatori diranno oggi durante il seminario. Lo preparerò io stasera, quindi sono 10 domande, ma ripeto, non abbiate nessuna preoccupazione, avete un'ora di tempo, quindi è tutto molto semplice. Chiaro che se uno invece il seminario non l'ha visto, difficilmente lo supera perché non sa neanche di cosa parlino le domande. Poi, per sostenere il credito, qui non sto qui a perdermi perché lascerò che vi leggiate queste slide, se no porto via troppo tempo. Vi dico quindi qui, perché se non superate il test c'è un secondo tentativo, se invece lo superate vedete il credito, eccetera. L'unica cosa importante è che la scadenza è il 19 marzo, quindi questo voglio sottolinearlo perché dovete tenere presente che se non fate il test entro il 19 marzo non avrete il credito, questo devo purtroppo dirlo. Tutte queste altre cose qua le salto pari pari, se no andiamo troppo lunghi. E andiamo direttamente invece al forum. Questo per dirvi che nella pagina del vostro seminario trovate questo bottone Vai al forum del corso. Questo cosa significa? Significa che noi tutte le comunicazioni che facciamo come collegio per dire che abbiamo caricato i crediti, eccetera, eccetera, le facciamo sul forum. Quindi non scriveteci, non mandiamo mail perché le mail poi vanno in spam, vanno perse, non vanno lette. Abbiamo il forum e anche voi. Se dovete chiedere quesiti, anche quesiti riguardo, diciamo, quello che diranno i relatori, scriveteli nel forum. C'è un forum apposito per questo seminario, per cui scriveteli le vostre domande. Questo vale ovviamente per chi lo seguirà in differita o per voi se vi vengono in mente domande dopo, perché poi, i relatori stessi potranno rispondere direttamente lì sul forum. Quindi questo l'abbiamo detto. Noi nel momento, in aprile, adesso qui non guardate queste date che sono di un vecchio seminario. In aprile, quando caricheremo il credito, troverete una mia comunicazione che informerà che abbiamo caricato il credito, quindi lì leggetela anche lì e comportatevi di conseguenza. Le domande, le risposte alle domande più frequenti le salto, ve le lascio leggere e basta. Io dopo, concedetemi 20 secondi, un po' chiamiamolo di commerciale, nel senso che volevo parlarvi appunto del nostro sito per chi non lo conosce già, ecco, si chiama corsigeometri.it. Vedete che qui noi proponiamo ben 70 corsi,
quindi se li contate andate giù. Ecco, sono un po' su tutte le materie di competenza del geometra, quindi topografia, catasto, riconfinazioni, progettazione CAD, BIM, render, quindi tutto quello che riguarda edilizia e progettazione, valutazione immobiliare e successioni, efficienza energetica ed acustica, sicurezza cantieri e produttività individuale. Qui trovate 70 corsi, alcuni sono anche gratuiti perché sono questi seminari che facciamo come questo, altri chiaramente sono a pagamento, però vedete che avrebbero un prezzo ciascuno di questi corsi, ma è scritto gratis per abbonati, nel senso che noi prevediamo un abbonamento che si chiama Learn, che costa 160 euro, che vi dà la possibilità per un anno, quindi 12 mesi da quando lo acquistate, e in questi 12 mesi potete vedere anche tutti questi 70 corsi qua. Quindi questo, ecco, credo, è una formula che abbiamo adottato nel 2020, abbiamo visto che è stata apprezzatissima proprio perché, vedete qui, con un prezzo che è di poco, vedete, superiore, perché i corsi costano 125, 130, qui con 160, anziché acquistare un singolo corso, li acquistate tutti quanti. Poi l'ultima slide e poi ho concluso. Adesso qui poi avevo messo anche qui nelle slide tutti i nostri corsi. Volevo parlarvi dei prossimi, se vi interessano. Noi terremo, vedete qui, giovedì prossimo, questo bel seminario che riguarda rilievo da laser scanner al modello 3D su SketchUp. Questo è un seminario in cui c'è un'azienda specializzata che tratta i laser scanner, che fa un rilievo di un fabbricato esistente, credo che sia addirittura questo dell'immagine, con un laser scanner di quelli portatili, di quelli manuali, fa il rilievo e poi vedremo come da questo rilievo si ricava ovviamente il numero di punti e dal numero di punti si ricava il modello vettoriale su questo software SketchUp. Poi il 17 marzo, questo lo tengo proprio io, che un po' la mia materia è la topografia in generale e le riconfinazioni, cioè le dispute tra confinanti, e presenterò questo nuovo calcolo che ho un po' partorito, il calcolo combinatorio per risolvere le riconfinazioni da mappa, cioè quando un confine va ricostruito alla mappa. Poi il 8 di aprile parte questo bel corso che riguarda la responsabilità professionale del geometra. Lo tiene un avvocato, avvocatessa, ecco, perché è una donna, è molto esperta di queste tematiche, per cui lei qui parlerà di quella che è la responsabilità del geometra a seconda della figura che riveste, se è progettista, se è direttore lavori, se è coordinatore per la sicurezza. Parlerà in parte anche delle polizze, che è il tema di oggi, ma chiaramente lei ne parlerà in maniera un po' così a latere. Sempre in aprile partirà questo corso pregeo completo, quindi base avanzato, nel senso che questo è rivolto proprio anche a chi volesse partire da zero con pregeo, ma anche chi pregeo lo conosce già ma vuole confrontarsi con noi relatori. Ecco, noi qui siamo tre geometri che lo presentano, presenteremo una serie di esempi, quindi, perché noi tendiamo sempre a partire da esempi. Anche questo corso sul laser scanner sviluppa proprio un esempio del rilievo di un fabbricato fino alla progettazione. Poi, ecco, questo corso è ancora più interessante visto che oggi parliamo di super bonus, per cui ci sarà un collega molto molto esperto che ha già svolto diverse pratiche super bonus, che esporrà i lavori, le pratiche, gli esempi delle pratiche che lui ha già concluso, compreso anche la cessione del credito. E quindi questo è un corso che è stato richiesto da migliaia del nostro database, che comprende 30.000 geometri italiani, per cui abbiamo ritenuto di fare questo corso. E poi qui torniamo sulla topografia, perché sapete che il drone sta prendendo piede, e faremo questo corso anche qui facendo un esempio di rilievo vero e proprio con il drone, vedere come si restituisce, eccetera eccetera. Qui ho terminato e adesso torno sulla slide iniziale, e mi pare che il primo relatore che deve intervenire è in pratica Marco Oliveri della MARS, per cui adesso Marco io qui ti sto assegnando il ruolo di relatore, se tu rispondi sì alla domanda dovremo vedere il tuo schermo. Bene, vediamo il tuo schermo, Marco, vai, buona attenzione a tutti. Grazie mille, grazie a tutti per l'invito. Mi presento, mi chiamo Marco Oliveri, sono referente commerciale e tecnico della convenzione che il Consiglio Nazionale dei Geometri ha con noi da
da una decina d'anni più o meno, insomma, da quando è entrato in vigore l'obbligo di copertura assicurativa dal 14 agosto del 2013. Allora, vado veloce, voglio dirvi tante cose. Il Superbonus è un'iniziativa veramente particolare e molto, molto bella, non va assolutamente sprecata. È molto complessa, è una macchina nuova, deve essere oliata, deve essere rodata, necessita di molte attenzioni e tutte le parti coinvolte si devono confrontare con un decreto legge, un DM Assicurazioni, Gazzetta Ufficiale, l'ultima legge di bilancio, e chi più ne ha più ne metta, e faccio riferimento ovviamente alle varie FAQ e circolari interpretative di Agenzia delle Entrate, Enea e Mise. Quindi è tutto molto complicato. I professionisti avranno un ruolo chiave al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta, alla cessione o allo sconto, ma anche tanti rischi. Quindi bisogna fare molta attenzione, bisogna soprattutto spostare l'attenzione da i meri obblighi di legge, che vediamo, poi adesso li vedremo, non sono così tanto tutelanti, ad una ricerca di una copertura assicurativa che tuteli veramente questa attività professionale nel migliore dei modi. Quindi bisogna fare molta attenzione, tutte le compagnie propongono prodotti diversi, quindi ci sono un po' di paletti da vedere e da drizzare le antenne, ecco, insomma, da stare molto molto attenti e svegli. Marco, vedo che i colleghi che sono su YouTube dicono che si sente un poco, e se puoi avvicinarti al microfono. Mi avvicino il più possibile, magari aumento anche il tono della voce, il volume della voce. Va bene, dai, partiamo. Adesso okay, urlo? Vai. Se urlo mi sentite tutti? Compresi quelli di YouTube? Molto bene. Sì, allora dicevo, insomma, per chi non ha sentito, che bisogna spostare l'attenzione dagli obblighi di legge alle reali esigenze assicurative e di tutela di questa attività. Allora, parto un po' da lontano. Articolo 119, lo conoscete tutti benissimo, comma 13, è fine dell'opzione per la cessione per lo sconto, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti nei decreti e la corrispondente congruità delle spese. Questo è l'ecobonus, punto B, sisma bonus. Articolo 19,14, i soggetti, e per soggetti si intende il tecnico abilitato, ovvero chi è il soggetto tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, devono stipulare una polizza di assicurazione con massimale adeguata al numero, agli importi, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato, queste sono parole un po' più pesanti, poi vediamo cosa significano, il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Ora, qua eravamo a luglio, quindi la nostra domanda è, quindi cosa significa? Può bastare una polizza normale? In realtà sì, insomma, al 31 luglio la risposta era questa, purché avesse un massimale di almeno 500.000 euro. Ricordo che le polizze dei professionisti oggi, obbligatorie per tutta l'attività, non prevedono dei massimali minimi, quindi è discrezionale. Se non che poi, subito dopo, DM Asseverazioni, che è stato pubblicato il 6 agosto, che ha precisato ovviamente alcune cose, tra le quali queste, che la compagnia deve essere una compagnia abilitata a operare nel territorio della Repubblica Italiana e deve avere sede in un paese europeo, quindi la sede della compagnia non deve essere fuori dallo spazio economico europeo, ha precisato però che per la polizza assicurazioni siano riportate la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato e poi anche due paroline magiche che insomma non si capisce bene più di tanto, la disponibilità residua della copertura assicurativa che deve essere maggiore o uguale all'importo di intervento asseverato. Questo è un concetto un po' particolare e ora lo vediamo subito dopo. Ma soprattutto ha precisato nell'allegato 1, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che a garanzia della presente assicurazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14, quindi non basta più la polizza normale, deve esserci una copertura assicurativa esclusivamente, con massimale esclusivamente dedicato a tale attività e deve essere stipulata a proprio nome, quindi chi firma, chi assevera, nome, cognome, iscrizione all'albo, numero, deve avere una polizza fatta esclusivamente da lui. Dopodiché poi nel portale dell'Enea mi è stato detto, io non ci sono mai andato, ora questa era la bozza dell'allegato, mi è stato detto che comunque
Tu indichi un numero di polizze, un massimale, indichi anche l'importo che stai asseverando ed Enea calcola sulla base di altri interventi che hai asseverato se hai massimale capiente residuo. Quindi forse la domanda di prima ha già una risposta. Ma questo in una polizza con massimale, diciamo così, detta consumo. Vediamo meglio perché. Se ho un massimale a consumo, cioè le compagnie che ti danno un massimale, tu lo consumi e se non è abbastanza lo integri, questo va bene, il concetto della disponibilità residua, della copertura assicurativa maggiore o uguale all'importo interamente assicurato, vuol dire che devi essere capiente. Però la mia domanda è, siccome io sono un po' mezzo paranoico, ma se questo c'è scritto nella legge e io faccio una polizza solo dedicata a quel lavoro, con un minimo di 500.000, se devo asseverare un intervento da 600.000 euro, quelle parole lì però sono lo stesso nella legge, quindi dovrò avere comunque una polizza con massimale di almeno 1.200.000. Insomma, queste sono domande, sono state fatte più di una volta alle autorità competenti, nessuno ha mai risposto. L'unica cosa che mi viene da pensare, ripeto, nei miei viaggi mentali, è che è abbastanza chiaro che, e lo hanno anche scritto, insomma, a caratteri cubitali, che l'Agenzia delle Entrate procederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni che possono andare anche fino al 200% della detrazione usufruita. Quindi quello che mi viene a pensare è, ma allora se io assicuro un importo e assevero un importo di 100.000 euro, quindi 110.000 euro, può bastare quel massimale? E in realtà no, perché tecnicamente la richiesta danni, cioè l'azione di rivalsa che l'Agenzia delle Entrate farà nei confronti del contribuente non sarà certo di 110, ma sarà di 180, 190, 200. Però questi sono cavilli un po' nei meandri della legge poco chiari. Il mio consiglio è state un po' più larghi possibili, ok? Andiamo avanti. Tutto questo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 ottobre. Una piccola divagazione per il sisma bonus, asseverazioni del direttore lavori, del corallo Sì, statico, qua invece, siccome. Marco, scusa, qui continuano a dire che si sente poco. Riesci per caso ad aumentare il volume? Mannaggia, io sto urlando, urlerò ancora un po' di più. No, dico. Proverò a urlare ancora un po' di più. Sì, dai. Allora, No, possiamo? prova, dai, prova. Oppure prova a alzare il volume del microfono Ho alzato tutto, ho alzato tutto, ho alzato tutto, urlo un po' di più, provo Va bene, a ok, urlare un po' di più. La dai. Vai, vai. piccola divagazione sul sisma bonus, attestazione, quindi le asseverazioni, congruità, requisiti, direttore lavori, clodo statico. Qua tutto il mondo è paese, il mondo è bello perché è vario, e qua l'asseveratore professionista deve solo dichiarare possesso della polizza assicurativa di quell'articolo, convertito bla 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 per la presente asseverazione, sì o no? Se metti no, non so cosa succeda. Ovviamente devi mettere sì, ma non ti chiede né numero, né massimale, né capienza. Andiamo avanti. In fondo, 31-12, legge di bilancio. Allora, da tutte le, diciamo, dalle istituzioni, chiamiamole così, quali ad esempio la rete delle professioni tecniche, insomma, c'è stata una campagna rivolta a chiedere Enea, Agenzia delle Entrate, che potesse bastare, cioè, una polizza normale senza dover fare necessariamente una polizza specifica. Però, insomma, pareva che questo fosse stato recepito, ma non è stato così, perché legge di bilancio ha detto: guardate, va bene tutto, puoi anche avere una polizza normale, purché preveda un'estensione, quindi con un massimale specifico, comunque, un massimale comunque specifico dentro la tua polizza base, che ovviamente non deve prevedere esclusioni relative all'attività di asseverazione. E poi ti dice anche un'altra attività pari almeno 5 anni in caso di cessazione dell'attività e una retroattività pari almeno 5 anni. Allora, intanto qua, insomma, la gente che scrive questo penso che non abbia le idee tanto chiare, perché o specifichi bene che la postuma di 5 anni è relativa alla cessazione di questa specifica attività, perché se mi scrivi cessazione attività, nessuno sa se è cessazione attività di questa specifica attività o di attività in genere per chiusura da partita IVA o cancellazione dall'anno. E poi comunque sono mesi che dicono che le verifiche e l'Agenzia delle Entrate potrà contestare anche 8 anni dopo se è stato ceduto il credito, e questi mi vengono a scrivere che vogliono una postuma di 5 anni. Vabbè, sono cose un po' strane, ma ce le dobbiamo tenere.
Allora, per parole che l'ho già detto sull'analisi della legge bilancio, ma massimale specifico, quindi la polizza di legge ordinaria non è sufficiente. La legge prevede possono 5 anni, ma intanto non è chiaro se si intende cessazione di questa attività o cessazione totale, e soprattutto quello, il discorso dei 5 anni anche di retro, ma nel concetto di claims made, di validità di una copertura assicurativa, dovete sapere, penso che sappiate, che la polizza che vale è quella che l'assicurato ha nel momento in cui riceve per la prima volta la richiesta di risarcimento del danno. Quindi, voglio dire, se io oggi indico nel portale dell'Enea una polizza con quel numero di polizza, con quel massimale, non è detto che sia quella che ne dovrà rispondere nel momento in cui io riceverò la richiesta danni tra 5, 6, 7, 8 anni. Perché sarà quella la polizza valida nel momento in cui io riceverò per la prima volta la richiesta. Continua il balletto per gli obblighi assicurativi. Agenzia delle Entrate, chiudo il discorso delle asseverazioni. Ovviamente quello che voi asseverate dovrà essere asseverato da un commercialista, consulente del lavoro e altre professioni abilitate. Quindi, di morale, il discorso che facevo prima, con il quale ho iniziato, è bisogna fare attenzione, bisogna spostare l'attenzione dagli obblighi di legge alle reali necessità. E come per le polizze di RC tradizionale, dove ogni compagnia regola e gestisce il rischio a suo piacimento, questo è il mercato assicurativo nell'ambito di RC professionale, quindi ogni compagnia ha la sua validità temporale, ogni compagnia ti dice se ti dà o no il vincolo di solidarietà, il danno alle opere, se è limitato al crollo totale, rovina parziale, danni di natura patrimoniale, vabbè, questi sono altri argomenti. Anche per questo tipo di copertura dedicata ci saranno molte differenze, perché non c'è normativo di legge ben definito, oppure diciamo che quello che hanno scritto non è chiaro. Spetta a voi fare attenzione. Dovete fare attenzione a 5 aspetti: validità temporale, vincolo di solidarietà, massimali, franchigia scoperto, danni erariali. Validità temporale, ne abbiamo parlato prima, possono cercarvi fino anche al 31 dicembre dell'ottavo anno. Quindi i 5 anni previsti dalla legge non sono tutelanti, meglio 10. E tra chi dà 10 anni di postuma bisogna fare attenzione a chi è a pagamento, a chi è già compreso in polizza, e chi magari interamente a pagamento, ma poi si riserva la facoltà di recesso per sinistro. Quindi tu compri una postuma, vale per 10 anni, dopo 2 anni ricevi una richiesta di risarcimento danni, questi si tengono la facoltà di recesso, ti mandano via, ti restituiscono il premio non goduto di 8 dodicesimi e voi rimanete in mezzo a una strada. Semaforo verde per chi? Per chi dà una postuma di 10 anni a cessazione del contratto e non per altri motivi. La postuma di 10 anni deve essere faccio delle asseverazioni da oggi fino a una certa data e quelle devono restare già automaticamente in postuma per 10 anni senza niente da discutere. Non devono esserci scritte clausole particolari che la postuma si attiva per decesso, per cessazione dell'attività o cessazione dei benefici. No, già contrattualizzata e già pagata nel premio e soprattutto non disdettabile per sinistro per l'intera durata dei 10 anni. Il vincolo di solidarietà è importantissimo. Voi sapete oggi, spero che insomma qualcuno di voi purtroppo ci sarà capitato, ma oggi se quando io chiamo in causa, e qua la giurisprudenza, noi insomma tra 4-5 anni vedremo come si comporterà la giurisprudenza in merito, però se io fossi un contribuente e ricevo l'avviso di accertamento iniziale, chiamo in causa mezzo mondo, chiamo in causa l'ultimo acceleratore, chiamo in causa l'impresa, chiamo in causa chi ha fatto la certificazione urbanistica, la progettazione, la CILA, le APE, eccetera, eccetera. Andiamo tutti in tribunale. Il giudice non riesce a capire chi ha commesso il danno, come, dove, quando e con danni in solido, magari attribuendo delle percentuali di responsabilità. Però oggi la legge dice che con sentenza passata in giudicato il danneggiato può scegliere uno di questi coinvolti e questo gli deve dare tutto il 100% del danno. Quindi assolutamente da evitare, semaforo rosso per chi ti dice che il vincolo di solidarietà vale solo per la tua quota di pertinenza. Perché se scelgono te, il giudice ha detto che tu avevi il 20%, ma tu gli devi dare il 100%. Quindi la tua polizza ti pagherà il 20%, l'altro 80% ce lo devi mettere te. Diverse sono le compagnie che hanno il vincolo di solidarietà per tutto l'importo del danno. Poi tu le cedi i diritti e loro, che hanno le spalle più grosse, si andranno a cercare gli altri. Il massimale, ci sono due possibilità di scelta, massimale consumo, come abbiamo detto, per la durata della polizza. Attenzione a chi vincola la polizza non solo al massimale, ma anche al numero degli interventi asseverati. Oppure polizze single project solo dedicata a quei lavori.
Franchigia scoperta a carico dell'assicurato. Tutte le compagnie lasciano una parte di danno per sensibilizzare l'assicurato. In vari modi, semaforo rosso per chi esprime la parte di danno che resta a carico dell'assicurato in percentuale, che è una percentuale del danno, quindi non si sa neanche quanto è il danno, può essere anche onerosa, meglio una franchigia fissa, 1.000 euro, 2.000, 5.000, 1.500, quello che è, indipendentemente dall'entità del danno. Attenzione, perché qua ci sono compagnie che propongono, che contrattualmente prevedono franchigie scoperte più alte e diversi nel caso in cui l'asseveratore, quello che va nel portale dell'Enea, quello che assevera, ha svolto anche attività propedeutiche di filiera, che sia la progettazione, che sia la certificazione urbanistica, che sia la direzione lavori. Quindi, non avendo la possibilità di magari andare a girare in ribassa nei confronti dell'altro tecnico, diciamo del componente della filiera, ti mettono delle franchigie molto più alte o degli scoperti molto più alti. Il danno erariale, l'abbiamo visto prima, c'è una frasetta un po' strana, che al fine di garantire ai propri clienti al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Allora, questo è un mezzo refuso, perché all'inizio, quando era stata scritta questa legge, pareva che l'Agenzia delle Entrate potesse andare direttamente a cercare l'asseveratore, ma così non è andata, quindi il passaggio è Agenzia delle Entrate, contribuente, contribuente, asseveratore e così via. Comunque, per non sbagliare, è meglio che sia specificata la copertura anche per responsabilità amministrativa contabile, quindi nei confronti diretti della pubblica amministrazione dell'erario. La nostra offerta, noi abbiamo massimale consumo, la compagnia EG, contraente la persona fisica, la durata contrattuale da oggi fino al 31-12, retroattività dalla data di entrata in vigore della legge, postuma, in caso di cessato contratto senza tante storie, quello che io assevero da oggi al 31-12 è già automaticamente in postuma per eventuali future richieste di risarcimento danni che posso ricevere nei 10 anni successivi e non è disdettabile per sinistro. Abbiamo il vincolo di solidarietà totale, quindi la polizza paga il 100% del danno se sei chiamato a rispondere te, anche se sei stato condannato in solido con altri, e abbiamo una franchigia fissa di 1.500 euro indipendentemente dal tuo ruolo, cosa hai fatto, se hai fatto altre attività. E abbiamo anche il danno erariale. Questi sono i costi, sono 300 euro ogni 500.000 euro. Arriviamo di tariffa a 3 milioni, possiamo arrivare anche a 4, a 5. Si può iniziare partendo da 500.000 e poi comprare altri pezzi ad un premio poco superiore di 10 euro in più, giusto per oneri amministrativi. Questa è la tariffa che è riservata a chi ha con noi già la polizza di ARC professionale. Per chi non ha polizza di ARC professionale con noi, questi premi devono essere aumentati del 30%. Poi abbiamo anche possibilità di quotare dei single project, magari di importi un po' più elevati. Anche qua abbiamo una postuma di 10 anni, un vincolo di solidarietà, una franchigia fissa un po' più alta di 2.500. Questo è un piccolo esempio, valore dell'assicurazione 1 milione, massimale quindi diventa 1 milione e 100, il premio lordo è 510 senza postuma, con postuma di 10 anni 1.658. Attività di filiera. Allora, la polizza di ARC asseveratori spetta a chi assevera nel portale dell'Enea, l'ultimo asseveratore della congruità dei requisiti, ma tanti di voi fanno attività di filiera. Quindi potresti essere oggetto di rivalsa. E allora qua dovete fare attenzione ad una cosa. Intanto che la polizza non prevede esclusioni che derivano, vedete qua, insomma, derivanti direttamente o indirettamente da errore, omissioni, attività connesse, finalizzate al reperimento, alla concessione di finanziamenti, benefici fiscali, incentivi e contributi. Quindi dobbiamo fare un po' di attenzione. Ma soprattutto, trattandosi di danni di natura patrimoniale, economici, non dovete verificare che la vostra polizza non abbia limitazioni di massimale, perché tante compagnie danno patrimoniale lo limitano, cioè tu compri un massimale di 1 milione di euro di polizza, poi per i danni di natura patrimoniale in realtà più del 10% non ti danno. Quindi hai 1 milione di massimale, in realtà per questo tipo di danno la tua esposizione, l'esposizione della compagnia è di 100.000 euro. E questo è un danno di natura patrimoniale, perché l'asseveratore o la compagnia di assicurazione di asseveratori ti va a cercare chi ha fatto attività di filiera, la certificazione urbanistica, la progettazione o quello che è. E quindi bisogna fare attenzione. Guardate bene che la vostra polizza copra, ovviamente, se fate la certificazione energetica, la certificazione urbanistica, insomma, tutte queste cose qua devono essere e sono attività oggetto della polizza.
ordinaria, della vostra attività ordinaria, ma fate attenzione alle limitazioni che alcune compagnie hanno di danni di natura patrimoniale e di conseguenza anche alle relative franchigie. E ovviamente non posso far altro che ricordare anche nella polizza base dell'attività ordinaria dei professionisti di natura tecnica l'importanza assoluta del vincolo di solidarietà. Penale, sanzioni, multe, sanzioni, ammende a voi non sono assicurabili dalla legge. Qual è lo strumento che vi può aiutare, vi può tutelare? Una polizza di tutela legale. Quindi, ora questa slide magari non la leggo per non deprimervi più di tanto. Le multe sono pesanti, tra l'altro poi l'ordine di appartenenza è evitato, deve essere anche informato dell'illecito penale. Cosa è importante? Ebbene, è importante una polizza di tutela legale perché? Perché io ho a disposizione una certa cifra per potermi nominare dei legali di mia fiducia che mi gestiscono il procedimento penale, ma soprattutto che mi faranno anche le opposizioni avverso le sanzioni amministrative di natura pecuniaria e non pecuniaria. Noi da anni abbiamo una convenzione con DAS per tutte le professioni tecniche. Faccio un piccolo esempio a livello indicativo, poi tanto comunque qua avete tutti i nostri riferimenti per eventuali contatti informativi, un massimale di 20.000 euro, una polizza che costa 175 euro all'anno. Vi abbiamo dedicato una piattaforma dove ci sono anche ovviamente le altre polizze, quelle dell'attività ordinaria, delle varie categorie professionali, convenzione col Consiglio Nazionale dei Geometri, ma anche dei periti industriali, degli ingegneri e degli architetti. Questo è il nostro prodotto dell'asseveratore, molto semplice. Ci si registra, si fa un preventivo, in fondo ci sono le modalità di pagamento, bonifico o carta di credito. Questi sono i miei contatti, questo è il mio telefono, questo è il mio indirizzo mail. Se volete scrivermi, non aggiungete una I al mio cognome, non fatemi diventare Marco Olivieri, come è molto più facile, come spesso succede, perché poi mi chiamate dopo qualche mese e mi dite: ma non hai mai risposto alla mail? E io so già perché mi si è aggiunta una I al cognome. Bene, io sono volato in apnea, spero di essere stato chiaro, di avervi detto tutto quello che vi può essere utile. Resta a vostra disposizione. Se avete delle domande, non so se le possono fare adesso o dopo, ma ovviamente io rimango qua nel webinar. Sì, Grazie mille. allora, grazie Marco. Purtroppo, appunto, ti dicevo, c'era un po' l'audio per quelli di YouTube che non era il massimo, mentre chi è entrato tramite webinar sentiva bene. Io ho Però adesso io spiego. urlato il più possibile. No, certo, ma lì, sai, può essere benissimo un collo di banda internet, per cui se c'è poca banda internet. Tu puoi parlare finché vuoi, ma l'audio che passa è quello che è. Sì. Ad ogni modo, domande ce ne sono parecchie, però direi di lasciarle alla fine così sentiamo anche gli altri. Poi io volevo dire appunto ai colleghi che sono collegati tramite YouTube che poi però il video della registrazione sarà comunque buono, l'audio comunque vedremo di sistemarlo Ah, perché bene, bene, bene. la relazione qui di Marco potrebbe poi rivederla eventualmente per quello che non siete riusciti a cogliere. Io adesso allora Marina ti passo il ruolo di relatore, tu rispondi sempre affermativamente alla domanda, ecco stiamo vedendo il tuo schermo e bene, ti do la parola. Grazie, buonasera, sono Marina Ricci di General Italia e ringrazio prima di tutto la Fondazione Geometri del Gattamelata di averci dato l'opportunità di questo incontro. Il tema relativo all'RC dell'asseverazione, come voi sapete, è un tema molto caldo un po' occupa le vostre menti e i nostri tavoli in questo momento, anche perché la normativa è giovane è stata e sarà forse ancora oggetto di vari ripensamenti da parte del legislatore e nasce indubbiamente con lo spirito di riattivare l'economia. E probabilmente questo obiettivo lo sta, pur con tutte le difficoltà e pur con tutte
diciamo la poca chiarezza sia per gli operatori del settore, quindi voi, e sia anche per chi vi deve proteggere, come gli assicuratori, è una normativa ancora non troppo chiara. Ovviamente il contesto di riferimento è molto importante perché tocca il patrimonio immobiliare italiano e quindi abbiamo 11 milioni di immobili residenziali, quindi di singole unità abitative, le villette o le villette a schiera, e 1.200.000 di condomini in Italia. Pertanto il lavoro ci sarebbe da fare e ce n'è tanto. Per quanto riguarda sapete, abbiamo due tipologie di interventi, l'eco bonus e il sisma bonus. Ancorché il sisma bonus è relativo soltanto ad alcune zone che non sono proprio pochissime in Italia. Io rappresento Generali, sono responsabile del settore rischi professioni tecniche liberali e Generali ha fatto una scelta proprio di campo. Sostanzialmente abbiamo verificato che ancora una volta il legislatore ha posto a carico del professionista una serie di oneri e anche di controlli. Quindi che cosa ha fatto? Non ritorno sulla normativa che sono state così velocemente illustrate dal mio predecessore, anche perché immagino che voi siate molto a conoscenza della normativa. Ma che cosa ha posto a carico del professionista? L'obbligo di una copertura assicurativa con un massimale adeguato al numero di attestazioni o segnalazioni rilasciate e comunque non inferiore a 500.000 euro al fine di garantire i propri clienti e il bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati. Il legislatore ha praticamente con il decreto rilancio indicato esclusivamente un massimale minimo. Senza fornire maggiori contorni sull'obbligo che il professionista si deve assumere. Poi via via con i decreti del MISE e più avanti anche ora con la legge di bilancio ha un po' chiarito meglio che cosa bisogna fare. Primo intoppo, a nostro avviso, è indubbiamente un massimale che deve essere adeguato al numero delle attestazioni o segnalazioni rilasciate. Questa è una materia nuova e quindi diventa anche un po' difficile, comprendere per il professionista quanto effettivamente sarà il suo volume d'affari e se il massimale sarà adeguato a questo volume d'affari. Dalla nostra breve esperienza, ma ovviamente come General Italia abbiamo un osservatorio privilegiato perché siamo insomma la prima compagnia italiana e la terza d'Europa, quindi abbiamo una grossa visione dei rischi professionali e anche una grossa esperienza. Abbiamo visto che ci sono dei professionisti che hanno, diciamo, un limitatissimo giro d'affari e che magari si vogliono fare la polizza perché prevedono di fare 3-4 asseverazioni, magari di modesto importo, e mentre invece ci sono altri professionisti che ritengono di sfruttare proprio questa nuova fetta di mercato e quindi chiedono delle esposizioni anche piuttosto importanti perché immaginano di fare tantissimi lavori. Vi ricordate poi, è stato detto già appunto dal relatore precedente, che nel momento in cui si presenta l'offerta all'Enea, insomma, la domanda per ottenere i finanziamenti all'Enea, è necessario dichiarare la compagnia che presta la copertura, il numero di polizza, il massimale e si fa anche un calcolo del massimale residuo che non è impegnato dalle asseverazioni, dalla presente asseverazione e anche dalle asseverazioni
precedenti. Questo è un grosso onere perché costringe il professionista sempre a fare i conti con il massimale che ha in relazione ai lavori che via via prende. Pertanto Generali ha fatto una scelta, che peraltro poi è stata confermata anche diciamo, la correttezza della nostra posizione anche ultimamente con la legge di bilancio, cioè ha deciso di prestare sia ai propri clienti in portafoglio, sia anche a clienti che hanno una copertura assicurativa per l'RC professionale in un altro, con un'altra compagnia, e una single project, quindi una polizza dedicata per ogni singolo appalto. In questo modo il massimale è parametrato sul valore dell'opera, ovviamente non potrà essere inferiore a 500.000 euro perché il legislatore non ci consente di emettere polizze con un massimale inferiore a 500.000 euro, ma già potremmo essere fuori dal rischio di avere dei massimali che non sono, come diceva il mio predecessore, no? Che consigliava sempre massimali, correttamente consigliava massimali un po' più capienti, proprio per evitare il rischio di trovarsi poi un domani, a fronte della verifica dell'Agenzia delle Entrate in caso di errore, non avere un massimale sufficientemente capiente. La nostra tariffa è stata suddivisa, diciamo, riparametrata in base a seconda che sia una singola unità immobiliare, quindi una villetta schiera, prevedendo un premio flat per un massimale di 500.000 euro, oppure un edificio condominiale in cui viene fatto applicato un tasso sul valore dell'opera. Per quanto riguarda l'ultrattività, effettivamente il legislatore nel decreto rilancio non si era posto minimamente il problema se prevedere un'ultrattività o meno. Successivamente c'è stato un ripensamento e nella legge di bilancio ha previsto la possibilità di avere, anzi, ha indicato una copertura che abbia un'ultrattività di 5 anni. La nostra compagnia ha deciso, proprio perché un po' la nostra mission è quella di essere partner di vita dei clienti, ma in questo caso più che dei clienti, dei professionisti stessi, perché come ho detto prima, noi garantiamo anche, proponiamo il nostro prodotto RC Asseverazione anche a coloro che non hanno una copertura RC professionale con la compagnia. Abbiamo previsto un'ultrattività di 10 anni, perché riteniamo che questo sia molto più tutelante per appunto il professionista stesso, perché sappiamo che i tempi dell'Agenzia delle Entrate in realtà potrebbero non esaurirsi in un periodo. Scusa Marina, scusami, qui Sì? vedo che c'è la RAI bloccata. Sei tu che sei ferma su questa RAI dell'offerta? Eccomi, scusami. Ah, ecco, no, perché rimaneva bloccata la slide con il titolo Ah, dell'offerta, sì. quindi vai, vai. Un periodo di ultrattività, qui indicato 5 anni, ma in realtà sono 10 anni. Per le eventuali richieste di risarcimento che dovessero pervenire al professionista successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo e ovviamente sempre che il sinistro si sia verificato nel corso di operatività della copertura stessa. Questa ultrattività decennale in realtà è già compresa nel premio. È molto probabile, peraltro, che voi sapete che le polizze RC professionali operano in regime di claims made, per cui per sinistro si intende la prima richiesta di risarcimento da parte del terzo. Ed è molto probabile che, conoscendo un po' le modalità dell'Agenzia delle Entrate, saranno tutti i sinistri che si verificheranno quando la polizza sarà cessata. E quindi è molto opportuno avere un'ultrattività anche con una durata, diciamo, comoda, decennale.
È ovvio che poi Generali, oltre alla polizza dell'asseverazione, che è chiaramente quella, diciamo, che ci interessa in questo momento, prevede le coperture sull'attività base. E nel caso dei geometri, essendo una copertura, diciamo, ampia, può prevede sia i danni corporali e materiali, quindi la garanzia dei danni corporali e materiali, sia le perdite patrimoniali. Diciamo che c'è poco tempo perché vorrei lasciare la parola alla collega che si occupa di tutela legale. Rubo ancora qualche minuto alla pazienza della collega e alla vostra per dirvi che noi siamo una compagnia fisica, per cui ci sono 1500 agenzie sparse sul territorio e peraltro Generali ha proprio in considerazione della delicatezza e delle particolarità dei rischi professionali a una rete di liquidatori e di tecnici che sono specializzati in questa materia. Pertanto, ci può essere un contatto diretto tra il professionista che si dovesse trovare di fronte a un evento avverso, no, in caso di sinistro, e il nostro liquidatore o l'agente con cui ha stipulato la polizza con un supporto, diciamo, più one-to-one rispetto magari ad altre compagnie che utilizzano i sistemi così via mail piuttosto che il web. E ovviamente io vi ringrazio, il tempo è stato veramente poco per poter parlare di questa materia che è molto complessa e rimango comunque a disposizione per eventuali domande e lascio la parola alla collega. Sì, allora grazie Marina, le domande sono tante, ma allora direi che terminiamo i vostri interventi e poi semmai io ne leggerò qualcuna di significativa e vediamo se è possibile che dare una risposta. Adesso io qui invece sto passando lo schermo a Veronica Ruggi. Veronica, se vedi la domanda, mostra schermo, dovresti rispondere affermativamente. Ho fatto. Sì, bene, vediamo il tuo schermo, quindi puoi partire. Bene. Vedete anche la presentazione? Non ancora, ecco adesso, sì, ingrandisci. Oppure lanciala come vuoi. Buongiorno. Forse si sta caricando? Sì, adesso la vediamo il tuo schermo e adesso è partita, quindi se vuoi poi. Ottimo. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia. Mi presento, io sono Veronica Ruggi, sono responsabile commerciale dell'area nord-est di DAS. Per chi non la conoscesse, DAS è una compagnia leader nel mercato della tutela legale e si occupa esclusivamente di prodotti di tutela legale. Allora, uno degli aspetti legato ovviamente all'incentivo dell'ecobonus è il tema ovviamente delle asseverazioni. Le asseverazioni devono essere rilasciate, come tutti voi sapete, da delle figure specializzate, da dei professionisti che hanno determinati requisiti. Le asseverazioni non solo sono importanti, ma sono anche necessarie per far scattare quello che è l'incentivo del superbonus del 110%. Avete avuto modo già dai miei precedenti relatori di capire come lo Stato ha obbligato poi i professionisti a sottoscrivere una polizza dedicata. Abbiamo anche visto un massimale che non può essere inferiore a 500.000. Il tema e la domanda importante, visto che mi occupo di tutela legale, è sufficiente per un professionista la copertura di responsabilità civile?
Purtroppo la risposta è no, avere solo la copertura di responsabilità civile non è sufficiente, in quanto ci sono anche tutta una serie di situazioni che possono spostarsi dall'ambito di responsabilità civile all'ambito, per esempio, di responsabilità penale. Quindi, cosa vuol dire? Che per quanto riguarda i professionisti o anche le imprese, c'è bisogno ed è necessario andarsi a proteggere con una copertura di tutela legale che possa operare nell'ambito sia di illeciti amministrativi che anche di eventuali responsabilità di natura penale. Nella slide successiva vi ho messo alcuni esempi di quelli che potrebbero essere magari dei procedimenti che possono gravare sui professionisti, sugli artigiani, sulle aziende che si occupano comunque del tema 110% super bonus e quelli che potrebbero essere quindi le asseverazioni che potrebbero comportare anche un problema di natura penale. Voi tutti sapete che per quanto riguarda la richiesta dell'incentivo del bonus, ovviamente ci sono tutta una serie di certificazioni che devono essere presentate. Sono innanzitutto le certificazioni iniziali, ok? Quindi bisogna anche cercare di verificare innanzitutto che l'immobile oggetto dell'incentivo non presenti, per esempio, delle difformità o comunque degli abusi edilizi ed eventualmente provvedere ad eventuali sanatorie, perché poi bisogna fare le famose asseverazioni termotecniche. Poi bisogna rispettare i criteri ambientali, poi bisogna rilasciare alla fine dei lavori la certificazione che attesti il miglioramento delle classi energetiche e infine comunque da non dimenticare che c'è anche l'asseverazione dei prezzi delle opere, quindi anche rispettare quelli che sono i materiali e i prezzi riferiti comunque all'incentivazione. Come vedete, questo è un processo che quindi richiede molti passaggi e a volte può succedere che l'Agenzia delle Entrate o chiunque poi vada a controllare queste domande che sono state caricate, se ritengono che le asseverazioni o le certificazioni non sono conformi, possono far scattare ovviamente dei procedimenti, oltre che sanzionatori, quindi in termini economici, anche di responsabilità penale. Le polizze di responsabilità civile coprono il danno di natura economica, ma non coprono la responsabilità di natura penale inoltre non fanno opposizione alle sanzioni amministrative. Proprio per questo motivo la risposta che DAS ha dato sul tema anche delle asseverazioni è quella di dare una copertura ai professionisti per quanto riguarda le asseverazioni infedeli, quindi tutte coloro che sono le asseverazioni che vengono giudicate non corrette, e per quanto riguarda la responsabilità penale, ma anche per quanto riguarda gli illeciti amministrativi. Avete visto anche nelle precedenti presentazioni che le sanzioni per ogni asseverazione sbagliata o infedele, la sanzione pecuniaria può andare da un minimo di 2.000 euro fino a 15.000 euro per ogni asseverazione. Quindi sono anche sanzioni molto importanti. Cosa fa DAS con la sua copertura? Difende ovviamente il professionista, oltre a fare opposizione alle sanzioni amministrative, va anche a costruire una difesa nell'ambito di responsabilità penale. E c'è un altro aspetto che volevo anticiparvi, perché il prodotto dei professionisti è oggetto anche di riforma e di restyling, in quanto noi abbiamo voluto modificare e migliorare ulteriormente l'offerta di tutela legale per i professionisti dell'area tecnica, andando a contemplare tutte quelle che sono le normative di legge riferite sicuramente al tema dell'ecobonus e del sisma bonus, inserendo dentro le responsabilità penali
colpose e anche dolose, quindi questa è sicuramente una novità. Adeguare le polizze di tutela legale per il discorso sia delle postume che anche delle retroattività, perché molti di voi magari sono già partiti a eseguire dei lavori e quindi hanno bisogno di proteggere anche tutti quei lavori che sono stati eseguiti già negli anni precedenti o nei mesi precedenti. Ma soprattutto un aspetto che noi abbiamo voluto inserire all'interno comunque della nuova polizza che sarà rilasciata fra un paio di settimane è anche il fatto che noi costruiamo una protezione legale per l'aspetto amministrativo, per l'aspetto penale, ma anche per tutte le controversie contrattuali. Tengo a sottolineare che la polizza di DAS dedicata ai professionisti non è legata soltanto al tema dell'eco bonus o del sisma bonus, ma è legata a tutta l'attività che un professionista svolge, perché l'eco bonus, l'incentivo dell'eco bonus potrebbe essere una parte del vostro lavoro che fate quotidianamente, ma poi fate anche tante altre cose, tanti altri progetti, quindi per noi è importante darvi una copertura completa su tutta l'attività che voi svolgete. Quindi abbiamo inserito anche le controversie di natura contrattuale e le controversie di natura contrattuale anche con i clienti, comprese azioni di recupero del credito. Questo è un aspetto molto importante perché qualora io dovessi avere come professionista un problema di contestazione da parte di un cliente sul lavoro eseguito e anche in maniera magari pretestuosa il cliente decide di non pagare il progetto piuttosto che magari i lavori che sono stati eseguiti, io posso chiedere alla DAS di gestire sia la controversia di natura contrattuale sia anche di procedere per ovviamente un'azione di recupero del credito. Quindi questo è anche molto importante a tutela della vostra attività o del vostro studio associato. Noi mettiamo a disposizione un massimale. Quando parliamo di massimale io lo traduco sempre come conto a vostra disposizione per le spese legali per ogni situazione, per ogni sinistro, ed è illimitato per anno, quindi n casi, noi non mettiamo un numero limite di casi o di denunce, e posso utilizzare questi soldi, questo massimale, per avvalermi sicuramente dell'intervento comunque di un legale, in particolare se parliamo di situazioni di natura penale, diventa assolutamente importante potersi avvalere anche dei migliori studi penalisti, ma anche ci siamo anche resi conto che diventa fondamentale anche potersi, diciamo così, avvalere di perizie di parte, di studi peritali o di consulenti che aiutino comunque a risolvere la pratica. Oltre al fatto, questo spiega anche la garanzia che vi ho detto poc'anzi, anche le spese liquidate di controparte. Queste avvengono per esempio in una contestazione di natura civile o contrattuale con il cliente, ad esempio si dovesse andare in giudizio e il giudice dovesse dare comunque ragione alla controparte, anche quelle spese rientrano nel vostro massimale di polizza di DAS. Quindi, oltre a non pagare il mio avvocato e i miei consulenti, la polizza interviene anche per pagare quelle che vengono chiamate spese di soccombenza. E poi ci sono ovviamente tutta un'altra serie di spese che noi risarciamo e quindi mettiamo a disposizione del professionista per ovviamente procedere, compreso anche il contributo unificato, la redazione di denunce e querele e anche la ricerca di prove che possono servire nei procedimenti penali. Io chiudo con l'ultima slide, che è la più importante, perché questo è il servizio che noi mettiamo a disposizione di tutti i nostri clienti DAS, ed è un servizio completamente gratuito che hanno i nostri clienti a disposizione fin da subito, ed è un consulente legale telefonico a disposizione per
chiedere, sottoporre quesiti, fare comunque delle domande, affrontare comunque dei temi e avere così la possibilità di chiamare e di poter parlare con un legale tutte le volte che io lo desidero, sottoponendo poi il quesito e il tema, e soprattutto poterlo fare in totale autonomia. Io mi trovi nel mio ufficio, in un cantiere, piuttosto che da qualsiasi parte, posso tranquillamente consultarmi con i legali di DAS, anche proprio per avere un confronto di natura legale. Io resto a disposizione qualora ci fossero delle domande e ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di questa partecipazione. Grazie. Sì, allora grazie a te Veronica, le domande sono veramente tante, per cui io direi di dare la parola adesso a Paolo Salmaso e poi eventualmente quando ha terminato lui io qualcuna, se volete, ve la leggo in diretta. Vediamo se poi è il caso di rispondere a queste domande, alcune di queste domande, oppure come dicevo all'inizio, eventualmente, siccome noi qui le registriamo, potremmo anche poi così scriverle su un documento, passarvelo ed eventualmente, come si era ipotizzato, organizzare un secondo webinar in cui eventualmente poi date risposte precise, perché sono veramente decine le domande. Adesso allora intanto io, Paolo, se sei in linea ti passo lo schermo, quindi tu se rispondi alla domanda mostra schermo, benissimo, vediamo il tuo computer e vediamo la tua prima slide e quindi ti passo la parola. Sì, chiedo scusa ma ho sbagliato ad aprire e quindi vi chiedo un attimo di pazienza per recuperare. Non c'è problema. Ecco, spero che si veda. Sì, si vede e si sente bene. Paolo, vai pure. Molto bene. Allora, io mi chiamo Paolo Salmaso, sono il responsabile assicurativo di ASI Insurance Brokers e anche amministratore delegato e mi occupo solo di RC professionale tutela penale dei professionisti tecnici, e questa è la mia, il mio core business è questo, e quindi io devo innanzitutto ringraziare i colleghi che mi hanno preceduto, che hanno già presentato la normativa alla quale fa riferimento la polizza che stiamo presentando, le polizze, i prodotti che stiamo presentando, quindi ovviamente vi chiedo un attimo di pazienza, passo avanti. Anche io mi sono attualmente focalizzato su questa, sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ci ha portati ad avere la polizza esclusivamente per l'attività di cui al famoso comma 14. Anche io ho notato questa particolarità della differenza che c'è tra l'eco bonus e il cosiddetto sisma bonus. Il tutto si è concluso, finalmente siamo partiti da maggio, il decreto legge è stato approvato a maggio, poi abbiamo avuto a luglio, in effetti è diventato legge, dopo che in agosto abbiamo avuto il decreto accelerazione, dopo che l'ultimo passettino è stato il comma 66 della legge di bilancio, che ha appunto stabilito la possibilità di utilizzare anche la polizza di RC professionale con queste caratteristiche, quindi che non siano esclusioni relative appunto all'attività di asseverazione, il massimale minimo e il massimale specifico, è stato precisato in questo caso specifico, e poi in presenza di claims made, e sappiamo bene che tutte le polizze di RC professionale sono claims made, la retroattività di 5 anni e l'ultraattività di 5 anni. Scusa Paolo, Paolo scusami, qui dicono che ti sentono un po' basso, se riesci a aumentare il volume oppure alzare la voce te, anche se ti sento già bello con una voce abbastanza alta. Avevo abbassato il volume perché mi dava fastidio ascoltando. Credo che si senta meglio adesso, vero? Ok, sì, si sente meglio, vai pure. Grazie. E quindi poi comunque è rimasta ovviamente l'opzione di utilizzare una polizza dedicata. Quindi io adesso vi presento quali soluzioni noi abbiamo a disposizione
per i professionisti tecnici, ovviamente in particolare i geometri. Quindi per chi già è assicurato con una polizza di rischi professionali intermediata dalla nostra società, siamo in grado di far emettere un'appendice di precisazione che vincola una quota del massimale appunto alle attività di attestazione e asseverazione, con la possibilità di integrare, se l'esigenza magari è quella di partire da 500.000 euro, che è il minimo previsto dalla legge. Siamo in presenza naturalmente di una polizza all risks, che non ha nessuna esclusione ovviamente per quanto riguarda le attività di asseverazione, prevede l'ultrattività di 10 anni e prevede anche una retroattività di illimitata, quindi risponde pienamente, ma anche oltre, a quanto richiede il famoso emendamento a legge di bilancio. Per quanto riguarda la franchigia, che è presente, non è opponibile a terzi, quindi la compagnia liquiderà l'intero risarcimento. Visto che siamo in presenza, dobbiamo tutelare appunto il Ministero dell'Economia. È presente nella polizza la responsabilità solidale, è prevista l'estensione della copertura alla responsabilità del Ministero Contabile. Per i geometri è presente la famosa clausola competenze, che è uno degli argomenti che da sempre mi hanno interessato quando ho dovuto presentare delle proposte ai geometri. Quindi i geometri hanno questa particolarità di non essere, anche se ultimamente le cose sono abbastanza chiarite evidentemente, ma c'è sempre la remora che il geometra possa andare al di fuori e oltre delle proprie competenze. Quindi c'è una clausola che stabilisce che nel momento che un magistrato delibera che il geometra è andato oltre le proprie competenze, la compagnia di assicurazione risarcisce lo stesso il danno, l'eventuale risarcimento per il quale è responsabile. Poi ci sono due voci che per me sono molto importanti, che poi però affronterò successivamente, che sono le spese di difesa e la gestione del sinistro, che sono sostanziali per quanto riguarda la gestione di una richiesta di risarcimento. Quindi la polizza di RC professionale con massimale dedicato, vincolato all'attività di asseverazione, oppure la polizza per singola asseverazione. Quindi è evidente che questo tipo di situazione deve essere affrontato presentando alla compagnia le caratteristiche delle opere, del tipo di asseverazione che si andrà a fare, e quindi in base ai dati forniti la compagnia formulerà una quotazione di una polizza che naturalmente avrà le caratteristiche che ho elencato prima, e quindi della postuma decennale, responsabilità solidale e tutto quello che ho già elencato, ma questa appunto è sul singolo cantiere. E invece l'altra soluzione, che tra l'altro per quanto mi riguarda vedo che è quella che più viene utilizzata, è la polizza dedicata, cioè quindi la possibilità di avere una polizza con un massimale minimo, quindi una polizza che assicura l'attività di cui al comma 14 dell'articolo 119 del DL 34/2020, che può partire con un massimale minimo di 500.000 euro, che può essere integrato fino a 5 milioni di euro. La retroattività ovviamente è dal 19 luglio 2020, che è la data di entrata in vigore del decreto rilancio. La scadenza 30 giugno 2022, se gradito e se accettato dal professionista tecnico, perché è la data nel quale per il momento decade il decreto, decade appunto il bonus 110. La cosa interessante è che siamo in presenza di una polizza senza tacito rinnovo, con la previsione dell'attivazione automatica, della postuma decennale, quindi rispondendo anche in questo caso tranquillamente a quanto previsto la normativa. Siamo anche qua in presenza di una franchigia non opponibile a terzi, che poi può variare dai 1.500 ai 2.500 euro, non ci sono naturalmente scoperti e l'appunto non è opponibile a terzi. È presente la responsabilità solidale e l'estensione della copertura alla responsabilità amministrativa contabile.
In entrambe le polizze, quella di RC professionale, che in questa polizza è previsto che la compagnia metta a disposizione, per quanto riguarda i costi e le spese di difesa, il 25% del massimale in aggiunta al massimale. Tra l'altro, questa somma non è soggetta ad alcuna franchigia. Quindi, nel momento critico che mi devo attivare per difendermi da una richiesta di risarcimento, so di avere a disposizione il 25% del massimale, che se ci pensate bene, già in una polizza di 1 milione di euro sono 250.000 euro, quindi una cifra enorme che posso utilizzare per appunto per sostenere i costi per difendermi, con un'ulteriore particolarità che entrambe le polizze, RC professionale e dedicata all'attività di segnalazione, legati e i periti possono essere scelti dall'assicurato. In più, cosa secondo me sostanziale, gli assicuratori si impegnano ad anticipare i costi o le spese sostenuti anche prima della definizione della richiesta di risarcimento. Quindi qui entriamo, ecco, è evidente che questa non può diventare una polizza di tutela legale che ha altre caratteristiche, ma se ci limitiamo all'operatività legata alla richiesta di risarcimento, in qualche modo opera come se fosse quasi una tutela legale. Ho riportato questo articolo 6 del DM asseverazioni perché nella prima parte, il primo capoverso, che poi è lo stesso primo capoverso che è presente nel comma 14 dell'articolo 119, dove si recita: fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o il fatto costituisca reato, c'è l'irrogazione e in presenza di una infedele asseverazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro. Queste sanzioni, tra l'altro, si affiancano alle eventuali sanzioni che derivano dal fatto di aver fatto una infedele asseverazione. Quindi è come se ci fosse una doppia pena su uno stesso reato, che mi dicono che sia, tra l'altro, non costituzionale, ma ci fa anche capire quale sia la particolare attenzione che ha il Ministero nel voler affrontare una opportunità, che è questo bonus 110%, che è interessantissimo per tutti, ma potrebbe anche provocare qualche situazione poco piacevole. E quindi il Ministero si è voluto tutelare addirittura facendo una doppia penalizzazione nei confronti dei professionisti tecnici, che sono i garanti di tutta l'operatività, del fatto di raggiungere l'efficientamento energetico previsto, le due classi energetiche, e quindi essendo loro i garanti, ovviamente sono un po' nel mirino, evidentemente, da parte del Ministero. Questa slide mi è arrivata ieri sera dalla compagnia di assicurazione con la quale noi collaboriamo, che si chiama Roland, che ha pensato bene di fare una polizza di tutela legale dell'asseveratore. Qua vedete queste precisazioni: il 70% dei fascicoli penali si chiude per archiviazione, il più delle volte si arriva alla soluzione, il professionista tecnico in particolare si trova a doversi difendere anche da imputazioni che gli arrivano suo malgrado, e perché qualcuno decide che il professionista ha compiuto un reato. E quindi quando ho visto questa slide che mi ha mandato la compagnia di riferimento, a me è venuto subito però il mio pensiero è stato: ma noi come ASI Insurance Brokers, da diversi anni abbiamo una polizza convenzione per la tutela penale, che già garantisce in ambito penale quello che la compagnia ha messo adesso a disposizione riferito al tecnico asseveratore. Noi abbiamo una polizza di tutela penale, quindi, che in ogni caso interviene a fronte di un reato colposo e doloso, a prescindere, che quindi è riferito a questo tipo di attività, compresa evidentemente quella del tecnico asseveratore. È una polizza che consente l'assoluta libertà di scelta del legale, dei periti e dei consulenti. Anche qui parliamo di un massimale dedicato
e tra l'altro parliamo di massimali elevati, perché parliamo di massimali di 50 o 100 mila euro, perché riteniamo che nell'ambito penale, avendo poi la libera scelta dell'avvocato, è importante avere la possibilità di avere delle somme che mi vengono anticipate, come dicevo prima, anche a fronte di un reato doloso. Naturalmente è preciso che la somma assicurata è anticipata anche per il reato doloso, ma è anticipata nel senso che se l'imputazione, il procedimento finisce in giudizio con una sentenza di condanna definitiva per il reato doloso, evidentemente l'assicurato deve restituire la somma anticipata, ma è l'unico caso nel quale la compagnia si fa eventualmente rimborsare la somma assicurata, anche perché questa compagnia unica in Italia accetta anche tutti i casi che sono diversi dalla condanna passata in giudizio, quindi la prescrizione, il proscioglimento, l'archiviazione, l'amnistia, l'indulto e anche il patteggiamento. Questa polizza noi la proponiamo sempre, continuativamente, a tutti i professionisti tecnici in abbinamento alla polizza di reciprocità professionale. Con quale obiettivo? Poter utilizzare due avvocati. Un primo avvocato, se purtroppo mi arriva un'informazione di garanzia da un magistrato che mi difenda a fronte del reato. Un ulteriore avvocato che eventualmente intervenga se a seguito di questo evento, questo reato, possa arrivare una richiesta di risarcimento. Quindi avere la possibilità di avere due avvocati scelti da me assicurato che mi difendono nelle due situazioni con la loro specializzazione. La polizza estende poi la copertura ai delitti nell'ambito della circolazione stradale. Una cosa importante, si è riferito per, evidentemente al discorso dell'attestazione e asseverazione, che è possibile richiedere una retroattività di 2 anni che mi garantisce anche delle attività che io ho già svolto partendo da luglio del 2020, ma anche prima evidentemente. Dopodiché nella convenzione esiste una postuma di 3 anni che a seguito della messa a disposizione da parte della compagnia di quella polizza che avete visto relativa ai asseveratori, questa ulteriorità può essere estesa ovviamente per coprire i famosi 8 anni che sono riservati l'Agenzia delle Entrate e l'Enea per fare i controlli. Per quanto riguarda la polizza di tutela penale, non ho pensato di mettere i massimali e i premi, ma ve li posso dire quindi a voce. La polizza quindi 50.000 euro di massimale, il premio è di 200 euro, per 100.000 il premio di 250 euro. Anche in questo caso parliamo di un massimale messo a disposizione per ogni sinistro, senza limite per anno assicurativo, diversamente dalla polizza di RC professionale. Per quanto riguarda la nostra disponibilità a mettere a disposizione la polizza, noi privilegiamo assolutamente, come società di brokeraggio, una cosa che facciamo da sempre, il contatto personale. Quindi nel nostro sito ci sono le informazioni relative alle polizze che vi sto presentando, ma nel momento che aveste la necessità di avere innanzitutto ulteriori informazioni e consulenze o addirittura di stipulare la polizza, privilegiamo il contatto personale, quindi previa telefonata, mail, in modo che facciamo quello che secondo noi deve fare il broker di assicurazione, la consulenza all'assicurato, perché questo possa scegliere tranquillamente e in modo oculato la polizza migliore, come è stato giustamente suggerito dal collega Olivero. Poi io adesso mi rendo conto che con questa slide sto andando fuori tema, nel senso che questa polizza, che mi è arrivata anche questa recentemente, non è una polizza riservata al professionista tecnico, ma è una polizza che può stipulare il committente, quindi il condominio anziché il singolo cittadino privato, che assicura l'eventuale somma che abbia indebitamente percepito per colpa
parlato magari del professionista tecnico. Ho pensato che valesse la pena di inserirla come informazione, e che, perché magari a me sembra che possa essere magari uno strumento commerciale per i geometri o professionisti tecnici. E quindi, ripeto, sono andato fuori tema, ma ho pensato di metterla proprio per completezza della presentazione. Chiedo scusa. Io ho avuto la fortuna di non dover parlare di normative e cose del genere, quindi come vedete sono stato molto veloce, perché vi ho presentato solo i miei prodotti, e concludo così facendomi dare uno sguardo, così tanto perché abbiate un'idea di quelli che sono i massimali con i relativi premi che la nostra polizza dedicata può mettervi a disposizione. Non è un esempio, sono effettivamente i premi che previsti dalla nostra polizza dedicata. Quindi anche io vi ringrazio assolutamente dell'attenzione, questi sono i miei dati cellulare e email, e quindi sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento vi dovesse necessitare. Bene, allora grazie Paolo. Io intanto chiedo se continuate a sentire, così evitiamo eventuali disguidi. Adesso, siccome sono appena meno 5 alle 6 e abbiamo detto che finivamo alle 6:30, quindi siamo in anticipo, qui io, se dite, mi rivolgo chiaramente a voi relatori, se è il caso che io vi legga qualche domanda, così vedete un po' il tono delle domande, e da lì poi possiamo anche capire se è il caso di fissare un nuovo webinar o come comportarci. Vi va bene? Sì, senz'altro. Perfetto. Allora io comincio con la prima domanda di Claudio, chiaramente uso solo il nome di battesimo, non il cognome per questioni di privacy, che dice: sono un geometra che ha dei clienti che vogliono ristrutturare la propria casa. Io provvedo la progettazione, direzione e sicurezza, ma non mi occupo della parte energetica e sismica. Come mi comporto con l'assicurazione? Qualcuno vuole rispondere? Per quanto mi riguarda, direi che è sufficiente la sua polizza RC professionale. E la copertura assicurativa obbligatoria con un massimale dedicato è per l'asseveratore. Lui non mi sembra che faccia l'asseveratore, se non ho capito male. Sì, anch'io ho capito così. Bene, poi c'è Valentino che dice: il professionista che redige l'APE ha bisogno di fare un'assicurazione uguale a chi assevera la pratica? Abbiamo già risposto? No, rispondo io. Prego. Prego. Marco. No, cioè, sì, questa è fondamentalmente è la stessa domanda di prima, no? Tutte le attività di filiera non hanno necessità della polizza dell'RC asseveratore, ovvero della polizza obbligatoria per chi nel portale dell'Enea assevera congruità e requisiti. Quindi si tratta di avere una polizza per il rischio generico, operativa e valida per tutto questo, per queste attività. E per quanto dicevo prima, fare attenzione che, essendo un danno di natura patrimoniale, abbia una capienza di massimale importante, ecco, o adeguata, perché quello che poi vedremo dalla giurisprudenza probabilmente saranno delle azioni di rivalsa dall'asseveratore finale, che magari è il primario, sì, è il primario assieme a tanti medici in sala operatoria, ma magari non ha fatto lui l'errore, asseverando comunque lavoro fatto di altri, quindi andrà in rivalsa nei confronti degli altri. Se gli altri hanno una polizza di RC ordinaria che copre l'attività di certificazione, osservazioni urbanistiche, o C, la progettazione, direzione lavori, eccetera, eccetera, bisogna che non abbia dei limiti per i danni di natura patrimoniale, perché potrebbe essere pericoloso, ecco. Quello che forse non abbiamo detto nel corso di questi interventi, anche perché abbiamo dovuto diciamo essere piuttosto veloci, nonostante il fatto che lo Stato abbia posto a carico dei professionisti, ma non è la prima volta, l'ha già fatto con i commercialisti per il visto di conformità,
lo Stato abbia posto a carico dei geometri, dei tecnici, comunque un onere molto importante, in realtà non esiste l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Pertanto, nel caso in cui ci sia un evento avverso, quindi un accertamento dell'Agenzia delle Entrate che trovi qualcosa, diciamo, che non va, è il professionista che deve rispondere in proprio, poi eventualmente chiamerà in malleva la compagnia assicurativa, ma è lui che risponde in proprio. Quindi molto saggio, la polizza, la copertura è obbligatoria anche la copertura RC professionale base, perché è obbligatoria dal 2013, però è anche molto giusto farsi una polizza tutela legale. E per questo la scelta della compagnia che rappresento è stata quella di fare una polizza dedicata, perché nel caso in cui il geometra o il tecnico siano sbadati o non abbiano inteso bene la normativa e commettano più errori, poi ci potremmo trovare più condomini e soprattutto l'Agenzia delle Entrate che si trovano a litigare per chi debba avere il risarcimento. E sapete bene che il professionista rimane comunque obbligato indipendentemente dal massimale. La compagnia, nel momento che esaurisce il massimale, è libera. Ok, vado avanti con un po' di domande, visto che tempo ne abbiamo. Qui poi c'è Stefano che dice: si parla di obbligatorietà di stipula di una polizza specifica per ogni lavoro, è corretto? No. Scusate, rispondo io. Non mi risulta, no, cioè, una cosa che, del quale siamo certi, e magari Marco mi può confortare in questo, è che non è scritto da nessuna parte che si debba fare obbligatoriamente una polizza per ogni cantiere. No, non è obbligatorio. Diciamo che la legge di bilancio chiarisce che o si fa una copertura, diciamo, all'atere della polizza base, diciamo con un appendice o una polizza doc, oppure si può fare una polizza sulla RC asseverazione. Poi chiaramente ogni compagnia declina questa possibilità in vari modi. Ok, vado avanti. Qui Flavio chiede: ho una polizza già in contratto da 10 anni con massimale fino ad 1 milione di euro per ciascun intervento e postuma di 10 anni. Può essere adeguata al 110%? Dipende dalla normativa. Se non ci sono esclusioni. Sicuramente non ha il massimale dedicato se la sua compagnia non gli ha emesso appendice. Come previsto dalla legge di bilancio, e quindi c'è una polizza ordinaria in questo momento non è adeguata. Ok, quindi diciamo chi ha polizze di questo tipo deve e poi semmai, comunque avere un massimale specifico, deve rivederle con la propria compagnia e integrarle in pratica. Sì, ma soprattutto la differenza tra una polizza con massimale consumo o una single project esclusivamente dedicata sta nella postuma, che in questo tipo di polizze è già contrattualizzata in qualche modo e quindi ne risponde nel tempo. Una polizza ordinaria vale con le clausole specifiche di ogni compagnia in merito alla validità temporale, e la postuma di 10 anni o di 5 anni o quello che è, in una polizza ordinaria le compagnie la concedono solo per cessazione definitiva dell'attività, decesso, chiusura partita IVA, cancellazione albo, quindi non è in automatico. Ok. Sì, sono, no, scusate, interrompo anch'io, sono dispiace. In effetti, a chi ha una polizza di RC professionale, che è quella obbligatoria dal 2013, dovrebbe innanzitutto verificare se l'attività di asseverazione e attestazione è assicurata, perché nell'emendamento al decreto bilancio si parla di che non deve essere escluso, ma sembra che dia per scontato che tutti hanno una polizza all risks, e quindi deve andare a dare nelle esclusioni. Ma ci sono anche le polizze a rischi nominati, dove non è detto che sia garantita, per esempio, il famoso danno patrimoniale magari limitato,
e che magari non prevedono la copertura delle attestazioni e segnalazioni. Quindi innanzitutto dovrò verificare questo. Dovrebbero verificare che il massimale sia congruo e che il massimale, e poi a parte il massimale, sia dedicato all'attività di asseverazione. E poi sono d'accordo assolutamente, questo tipo di soluzioni io la vedo, la penso, per il geometra che pensa di fare questa attività in forma marginale, perché magari gli capita, perché hai 150.000 euro di asseverazione, ma la sconsiglierei per gli argomenti che ha già detto Marco. Chi invece vuole farla in modo importante, dedicando la sua, magari un anno e mezzo, visto che parliamo del 30 giugno 2022, che potrebbe diventare 31 dicembre 2022, e quindi a chi invece appunto vuole dedicare a questa attività in modo importante, è consigliabile la bozza dedicata, che ha tutte le caratteristiche essenziali per rispondere alla normativa, ma soprattutto garantisce la tutela del professionista tecnico, come ci siamo detti finora. Ok, poi qui tornando sul single project, Stefano dice appunto, nel caso di polizza single project, l'importo della polizza può essere inserito all'interno del super bonus, cioè cessione, oppure il cliente se la paga lui e fine? Cioè lui chiede se praticamente anche l'importo della polizza è sgravabile cedendo il credito. Ma per quello che so io, e non è certo il mio lavoro, bisogna fare molta attenzione, perché nei requisiti della congruità delle spese già sono diciamo all'osso, come si suol dire, se li carichi anche la polizza, insomma, no, fare un po' di attenzione. Ecco, ci aggiungo quello che anch'io so, non è il mio mestiere, ma per sentito dire ovviamente, è che non è una voce che può essere introdotta nel bonus 110, nel senso che non è un importo che può rientrare nelle somme che poi diventano le somme dei lavori, che poi da 100 diventano 110 al momento della cessione del credito. Quindi non si può far rientrare questa voce. Può entrare nei costi generali questa polizza, non può essere certamente evidenziato il premio sui prezzi che vengono comunicati per arrivare al risultato. Ok, non è previsto. La vostra opinione è che non rientri diciamo tra i costi sgravabili. Io dico semplicemente che ogni volta che noi andiamo da un professionista nella sua parcella paghiamo il contributo. Paghiamo diciamo un pezzetto della segretaria, un pezzetto dello studio, un pezzetto del, no? Dei costi fissi, diciamo, via. Sì, dei costi generali che ha. Ci comprendiamo anche la polizza. Ok. Chiaro. Ok, poi qui Fabrizio fa una domanda molto diretta e dice: non ho capito se il premio della polizza deve essere pagata per 10 anni per ogni asseverazione. Esempio, premio anno di 600 euro per 10 anni. No. No, allora, rispondo per me. Compri una polizza oggi, ha una sua durata, le asseverazioni che fai durante il periodo di validità della polizza sono automaticamente alla cessione, alla fine di quel contratto, quindi alle ore 24 della data di scadenza di quel contratto, sono automaticamente in postuma per 10 anni. Ok. Poi Alonso dice: considerato che per la durata di un anno della polizza assicurativa dedicata i lavori dovrebbero essere abbondantemente conclusi e quindi spenta la polizza assicurativa, la garanzia postuma di 10 anni significa che garantisce il risarcimento fino a 10 anni anche dopo la disdetta della polizza? Tra le proposte che abbiamo presentato, abbiamo detto, per quanto mi riguarda, la polizza dedicata è senza tacito rinnovo, ed è anche per quello che viene consigliata, no? È senza tacito rinnovo, scade o al 31 dicembre o al 30 giugno 2022, al 31 dicembre 2022 in base a quello che la normativa prevederà, e a quel punto si attiva in automatico la postuma decennale.
Il ritorno infatti alla mia opinione che ho espresso prima sul vincolare parte del massimale della polizza di risico professionale, vuol dire mettere le mani in una polizza che ha il tacito rinnovo e quindi dover in ogni caso intervenire o per togliere il massimale, che poi però deve avere questo massimale indicato, però poi si deve attivare questa famosa postuma decennale obbligatoria, e in ogni caso è una gestione non semplice. La soluzione è quella polizza dedicata senza tacito rinnovo, che ovvia questo tipo di problematiche. Ok, andiamo avanti. Daniele dice: la mia domanda è la seguente: la polizza esclusiva con massimale di almeno 500.000 euro va stipulata solo nel caso in cui io mi occupi di asseverazione? Dunque, qualora io fossi il progettista, il direttore dei lavori o il tecnico nominato per l'accatastamento, per esempio, delle opere senza asseverare le stesse ai fini dell'eco bonus 110%, non sarei tenuto a stipulare una polizza esclusiva e dedicata con il massimale indicato? Ah sì, è domanda, eh. Non sarei tenuto a stipulare l'eco massimale indicato? La rileggo? Sì, mi sembra che l'abbiamo già ripetuto. Mi sembra che l'abbiamo già ripetuto, no? La legge dice che devi avere una polizza con massimale esclusiva dedicato a questo tipo di attività, eco bonus e sisma bonus 110, per chi assevera. L'asseveratore è uno, gli altri fanno parte della filiera, non hanno nessun obbligo se non quello di una polizza normale, ma questo ce l'hanno già dal 2013. Sì, ok. Poi Riccardo, il tecnico non asseveratore ma partecipante alla pratica, ma forse hai appena risposto, partecipante alla pratica super bonus, quindi progettazione, capitolati, eccetera, che responsabilità ha e che obblighi assicurativi deve stipulare? Ma è un po' quello che hai appena detto tu, ma come pare di capire, no? Cioè, se non assevera... Allora, è chiaro, ripeto. Sì, ripeto, noi, cioè, quello che sarà la giurisprudenza lo vedremo, ma che l'errore sia fatto dal certificatore urbanistico o dalla progettazione o di chi ha fatto la seconda APE e l'ha sbagliata, e quelli saranno oggetto di rivalsa da parte dell'asseveratore finale, quale probabilmente sarà il primo a essere cercato dal contribuente. Ma in questo momento nessuno ha, cioè i componenti della filiera non hanno l'obbligo di una stipula con massimale dedicato, come del resto, che ne so, d'altronde è attività che si faceva prima, che si farà sempre, come il bonus facciate 90%, non è mica bisogno di una polizza con massimale esclusiva dedicato come quella prevista del 110. Bene. Poi Alberto dice: l'assicurazione, in caso di verifica futura da parte dell'Agenzia delle Entrate, risarcirà tutti i costi al professionista o al committente? Sì, quello che sarei io sì. Quindi voi dite di sì senza nessuna condizione. D'altra parte, se immaginiamo, mi rifaccio a quello che ha detto il collega Marco, no? Che la normativa addirittura dice che io devo avere un massimale adeguato al numero e all'ammontare delle asseverazioni, addirittura quasi quasi nella dichiarazione sostitutiva mi costringe a fare la somma delle asseverazioni verificando che il massimale sia adeguato, e dovrei avere anche un certo margine. Quindi praticamente è come se io dovessi asseverare 10 pratiche da 300.000 euro e quindi deve avere un massimale di 3 milioni di euro, anzi magari dovrei averne 6 in base a quello che dice la normativa. È evidente che se io ho 3 milioni di euro di massimali con 10 asseverazioni, mi auguro che non ci siano 10 richieste di risarcimento, che ce ne sia una sola, e a quel punto io avrò un massimale dedicato disponibile di 3 milioni di euro, e quindi ce n'è di spazio per pagare anche altre voci, tipo, non so, interessi, sanzioni e quant'altro che gli vanno dietro. Quindi io la vedo così, sinceramente, anche se naturalmente è evidente che stiamo parlando di qualcosa che avverrà forse tra 8 anni. Quindi tra 8 anni
nessuno di noi sa bene. Poi vorrei però ecco, fare un'altra, ricordarmi un particolare, che mi risulta che alla fine i controlli saranno fatti su 10% delle, cioè, su un campione di 10, di 10, del 10% delle, delle pratiche asseverazioni presentate, e di queste solo il 5% sarà effettivamente controllato. Quindi voglio dire, siamo di fronte a, se rispetteranno queste previsioni, siamo veramente di fronte a controlli decisamente limitati percentualmente. Quindi per carità, è giustissimo preoccuparsi, è opportuno avere una polizza perché tra l'altro è obbligatoria, ma non è detto che necessariamente tutte le asseverazioni poi saranno messe sotto la lente di ingrandimento da parte dell'Enea o dell'Agenzia delle Entrate. Sarà una parte molto limitata di tutte le asseverazioni. Sì, un geometra dice però se sono io quello a cui capita... Insomma, mi sembrava giusto dirlo, ecco, per carità, non voglio sottovalutare assolutamente, mi sembrava giusto dirlo, tanto per conoscenza, magari qualcuno non lo sa e adesso sa che c'è anche bene, questo bene. Tipo di situazione. No, no, hai fatto benissimo a precisarlo. Passiamo a Domenico che dice, per tre pratiche da 150.000 euro ciascuna, quale sarà il massimale della polizza, oppure si devono fare tre polizze con massimali da 500.000 euro? Allora, se vuoi assicurarti con il single project, anche se asseveri meno di 500.000 euro, non puoi, cioè devi fare un massimale minimo di 500.000 euro, per questo a volte possono essere poco convenienti. Se compri una polizza con un massimale a consumo, finché ne hai lo usi, se lo finisci lo integri, ma è appunto a consumo. Sentiamo dei rumori di fondo, adesso non so a chi siano imputabili. Marco, ci sei ancora? Sì. Ecco, sento dei rumori di fondo, va bene. Qui c'è una domanda interessante di Davide che dice: nessuno ha ancora chiarito se l'assicurazione risponde in caso di carenti competenze. Mi spiego meglio. Il geometra che assevera un intervento di efficientamento che ricomprende lavori relativi agli impianti tecnologici è coperto oppure no, visto e considerato che potrebbe essere considerato fuori campo competenze? Si tenga presente che l'asseverazione è una ed una sola per intervento e non per tipologia di lavori. Ci siete? Sì, io mi rifaccio alla clausola che ho richiamato nel presentare la polizza di recipro professionale, dove se non è previsto con una specifica clausola, effettivamente la polizza non risponderebbe. Quindi io parlo della polizza convenzione di recipro professionale che noi abbiamo, nella quale c'è questa clausola che impegna la compagnia a risarcire il danno anche a fronte di una sentenza che stabilisce che il geometra è andato oltre le proprie competenze. Se non c'è quella clausola, io credo che la polizza, credo, sono certo che la polizza non risponderà, perché è scontato che ogni professionista tecnico debba operare nell'ambito delle sue competenze. Ok, poi c'è Lorenza, che è una collega qui del Collegio di Padova, che dice: inizialmente è stato detto che le polizze devono essere intestate al professionista, ma se si ha una polizza professionale che copre lo studio associato e quindi i due professionisti, perché lei probabilmente ha in società con un altro professionista, cosa si deve fare? Polizze individuali? Allora, noi in questo momento, nel rispetto assoluto della legge, prevediamo stipula di polizza solo da una persona fisica, come scritto nel DM asseverazioni. E quindi se l'assicurato non ha partita IVA la può stipulare con il suo codice fiscale, indipendentemente dal fatto che poi la prestazione venga fatturata dallo studio. L'argomento è in discussione, non è chiaro, noi stiamo cercando di capire un po' meglio la situazione, ma ahimè ci risultano oggi alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno
respinto, hanno dichiarato non valido a dei quesiti o a delle richieste di chiarimento una polizza stipulata da una società, anche se nel contratto c'è scritto che l'asseveratore è una persona fisica. Quindi l'argomento è un po' complicato. Da parte nostra, ripeto, oggi per stare sul sicuro, noi la polizza in questo momento la facciamo fare solo alla persona fisica. Okay. Concordo con l'interpretazione del collega Marco. Perfetto. Poi c'è Paolo che fa una richiesta abbastanza estesa. Dice: devo iniziare un cantiere utilizzando il bonus 110% riguardanti i lavori di sostituzione di caldaia e realizzazione di un cappotto esterno. Ho presentato una scia per la realizzazione di tali opere e relativamente a questo cantiere figurerò come progettista e direttore dei lavori generale, mentre l'apertura e il trattamento di tutta la pratica 110% verrà eseguita da perito termoidraulico. In questo caso devo fare la polizza assicurativa? No, se ho capito bene la domanda. Lui praticamente dice no, che lui sarà direttore dei lavori e progettista, no, dell'insieme dei lavori, però poi la pratica 110% la farà il perito termoidraulico. Quindi si domanda se deve essere anche lui a assicurarsi oppure no. No, sarà il perito tecnico asseveratore che dovrà fare la polizza dedicata, lui no. Ok, perfetto. È una domanda che si ripete, no? Come vediamo. Sì, è una domanda ripetitiva. Adesso io magari, sai, le leggo qui. No, ma vale la pena di sottolinearla. Perché poi vedi le domande ripetitive, quali sono un po' i dubbi maggiori che abbiamo noi, sì, geometri, in pratica. Ecco. Massimo che dice: analoghe responsabilità sono previste anche per il bonus facciate e anche nel caso in cui non sia dovuta asseverazione da inviare all'Enea? Ma quelli sono rischi ordinari, insomma, quelli stabilisce l'obbligo della copertura assicurativa esclusivamente per il 110%, le altre rientrano nella normale attività. Okay. Ma infatti ritorniamo alla risposta che avremmo dato il 31 luglio, sia io che il Marco, che magari Marina, dicendo: benissimo, è prevista una polizza di RC professionale che copre attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero. Benissimo, abbiamo le polizze che coprono attività di attestazione e asseverazione, dov'è il problema? Il massimale eventualmente. È stato il decreto asseverazione che ha aggiunto l'obbligo di avere una polizza esclusivamente per, che poi diventa di fatto un doppione da un certo punto di vista, no? Ma serve a tutelare il ministero, quindi tutte le altre attività continuano ad essere assicurate dalla polizza tradizionale senza problemi. Certo. Poi qui Michael vi fa una domanda da classici 100 milioni di dollari. Dice: è possibile sapere un caso pratico per il quale l'assicurazione potrebbe non voler pagare il sinistro? E non paga il premio, per esempio. A parte quello, adesso penso che Michael intendesse una qualche condizione operativa, no? Qui voi vi sento abbastanza silenti su questo. È talmente nuova la materia che è anche difficile, no, capire quale può essere dove lui non ha responsabilità. Anche, sì. Bellissimo, ottimo. Quindi voi dite... Ovviamente ogni contratto assicurativo ha delle esclusioni e pertanto nel caso in cui l'evento rientri nelle esclusioni di polizza non lo pagheranno. Ma è quello il problema con le assicurazioni, no? Che poi su quelle esclusioni lì o te le studi con la lente di ingrandimento, se no ci caschi dentro tante di quelle volte. Adesso io parlo. Sì, però questa polizza però non è così, diciamo, pericolosa, giustamente, come dici te e come dicono
i tuoi colleghi, ma come diciamo anche noi, voglio dire, noi siamo intermediari. Ora, vabbè, questa polizza, cioè, è quello il rischio, punto. Cioè, ora, un concetto di o rischio, polizza rischi nominati, dove ti dici sei coperto per questo, questo, quest'altro, e poi c'è una filippica di esclusioni che ti devi andare a leggere, va bene. Ma questo è un pezzo di rischio, solo questa attività, quindi cioè, le esclusioni non è che entrano nel merito di casi particolari, e questo è, poi ovviamente, vuol dire, non è che è una polizza che paga a prescindere come sarebbe bello, ognuno è responsabile della sua attività, per quello io prima dicevo anche un po' scherzando, non paga quando non sei responsabile. Cioè, vieni chiamato in causa dal contribuente e tu e la tua compagnia di assicurazioni che presta il rischio dell'RC asseveratori andrà ed entrerà nel merito del dettaglio se effettivamente è una tua responsabilità o se l'errore, la contestazione deriva da operate di altri professionisti. Nessuno si può sostituire ad altri e quindi ognuno è responsabile del suo operato. Ok. È chiaro. No, concludo solo con un particolare. È chiaro che l'asseveratore, come dicevo prima, è un primario, quindi anche e soprattutto il discorso quello delle condanne in solido. È chiaro che sarà preso lui, e se poi magari è lui a pagare, a risarcire tutto il danno, anche se magari un giudice ha detto che la sua responsabilità era solo in vigilando del 20%, ma il danno l'ha fatto il certificatore umanistico che l'ha sbagliata, però se poi chiamano a rispondere tutto lui deve avere una polizza con un vincolo di solidarietà totale, completo, per il 100%. Ok, poi Alberto dice, nell'ipotesi che in sede di verifica dell'Agenzia delle Entrate venga richiesto il rimborso sia delle spese dell'impresa edile, sia degli impiantisti, pavimentisti, tecnici, eccetera, il tecnico asseveratore si dovrà far carico anche dei costi di miglioramento del fabbricato e quindi il committente avrà tutti i benefici a rischio zero? Oh, bella, Madonna. Bella questione. No, più che altro perché non è almeno, perlomeno, io non l'ho capita benissimo. Qua stiamo parlando di una polizza che copre il contribuente, il quale viene cercato dall'Agenzia delle Entrate perché ha portato in detrazione una cifra e non poteva farlo. Questo è l'oggetto della polizza, ok? Poi, cosa succederà? E chi lo sa? Perché in realtà io penso anche che nei confronti dello Stato, se ad esempio mi contestano un ecobonus per una facciata, in realtà io quei lavori li potevo portare in detrazione al 90% con il bonus facciate senza tanti paletti, ok? Quindi qual è il reale danno allo Stato teoricamente? Il 110 in 5 anni anziché il 90 in 10. Ci saranno divertirsi su però questo. Però non sembra che sia così, sembra che nel momento in cui è respinta, punto. Sì, però sai, ripeto, quello che farà la giurisprudenza domani. Non lo sappiamo, certo, si arricchiranno gli avvocati. Ottimo, che stanno già bene di suo, direi. Quindi... Ma insomma, con la pandemia non tanto. Okay. Io penso che qui Alberto volesse dire, cioè, nel caso in cui appunto venga contestata, cioè, che si dica che il contribuente non aveva diritto allo sgravio. E poi lui dice, cosa succede? Rispondo io poi comunque per i lavori che lui ha comunque eseguito? Io credo che la risposta l'abbia data prima anche Marco. Se c'è responsabilità, cioè dobbiamo andare... Poi tenete presente che c'è anche un commercialista che deve asseverare, no? Quindi sono diverse figure. Quindi se per ipotesi, adesso senza entrare nel merito dell'esempio che ha fatto il suo collega geometra, il suo collega geometra Gianni, se il magistrato stabilisce che c'è sua responsabilità e si può quindi attivare o la polizza dedicata di attestazione e segnalazione o eventualmente la sua polizza di RC professionale,
una delle due polizze pagherà se c'è la sua responsabilità. Questo mi viene da pensare. Oppure potrebbe risultare che la colpa è del commercialista, che a sua volta assevera delle altre cose che sinceramente tra parenti mi sfuggono. Quindi, nel caso di responsabilità, perché no? O una o l'altra polizza interverrà, ma stiamo ipotizzando, no? Stiamo. Sì, però il commercialista in realtà mette il visto leggero, quindi in realtà sì. Verificherà se ci sono le fatture, se sono state pagate nei modi e nei termini e se corrispondono a quello che era stato preventivato. Non credo che verifichi tecnicamente, esatto, la correttezza, insomma, non lo sa fare. No, hai ragione Marina, hai ragione. Ma stavo dicendo che alla fine quello che intendevo dire, se c'è un responsabile pagherà la polizza, potrebbe essere la polizza dell'impresa edile, voglio dire, dipende da quello che è successo, no? Sono polizze o magari il progettista o il direttore dei lavori o quello che ha scelto magari un materiale diverso, però in teoria l'asseveratore dovrebbe accorgersene, perché è un po' la figura del collaudatore, no? Alla fine. Ok, dai, andiamo avanti. Adesso sono 6:30, ma insomma io direi qualche altra domanda, poi chiudiamo, poi le altre eventualmente ve le mando e vedremo se organizzare un secondo incontro. Ecco, qui ce n'è una per te, Marina, dice Rissieri, che è un mio amico qui della mia zona, dice: sono cliente con varie polizze di generali, chiedo, le agenzie territoriali seguono le direttive e propongono le stesse polizze descritte dalla responsabile Marina Ricci, oppure ogni agenzia ha libertà di modifica dei contenuti delle stesse? Beh, dovrebbero seguire, allora, le nostre agenzie hanno delle autonomie ovviamente, però dovrebbero essere sempre in linea con quello che noi prevediamo. È ovvio che se si riferisce al premio, noi abbiamo previsto una scontistica, proprio perché abbiamo aperto sia i clienti che i non clienti, abbiamo previsto una scontistica diversa se sono clienti piuttosto che non clienti, prediligendo ovviamente i nostri clienti, quindi fornendogli un premio più favorevole. Poi c'è qualche piccola convenzione, perché ancora la materia è nuova, sul territorio, però l'impianto dovrebbe essere sempre lo stesso, almeno ci auguriamo. Okay. Non so, magari se mi chiarisce meglio la problematica, magari lo riesco ad aiutare. Ma guardate, su qui diversi chiedono i vostri recapiti, poi io glieli manderò e quindi poi chiaramente sì, certo, se sentiranno o voi, dopo voi li diroperete eventualmente, sì, certo, all'agenzia territoriale in pratica. E Giovanni chiede, in termini pratici, una polizza con massimale di 500.000 euro copre N asseverazioni per lavori da 499.999 o solo una asseverazione? Beh, se quella asseverazione di 499.000 è uno. Se dipende un po' com'è l'impianto della polizza. Nel caso in cui si faccia una copertura RC dell'asseverazione, se lui fa 10 lavori da 50.000 euro copre 10 lavori fino al compimento di 500.000, fermo restando che abbiamo detto che forse sarebbe meglio avere un massimale leggermente più capiente per prudenza, però poi è una scelta del cliente. Ma se lui fa un lavoro da 499.000 euro è un lavoro. Ok. Si fa la scelta della polizza sulla singola opera, ovviamente, anche se è un lavoro da 1.000 euro, che poi non è un lavoro. Ok, poi c'è Giorgio che dice: se devo fare solo la conformità urbanistica e catastale, che potrebbe essere usata per il 110%, quindi vale la sua polizza? La sua polizza base? Polizza specifica oppure è sufficiente quella classica professionale? Ecco, hai già risposto. Per me la classica. Sì, perfetto. Dopo qui Paolo dice molto semplicemente: io sono in forfettaria, la scarico la polizza. Questo direi di no. Cosa dici Paolo? No, penso di no, ma mi rispondendo dirla senza essere un fiscalista, penso di no, in forfettaria. Esatto,
Anch'io penso così. Sarebbe un costo di, è un costo di competenza dell'attività, ma sei in forfettaria? Non credo che, non credo, ma non credo, è una domanda da commercialista. Quindi. Sì, è da commercialista. Adesso io l'ho letta perché poi Sì, vedo no, che ma fanno male, potevo anche. che arrivano queste qui sempre, per cui Potevo poi evitare va. di stronare. Ok, Walter dice, quindi se il tecnico svolge attività per i prossimi 2 anni, si assicura in particolare per 2 anni? Non so Stiamo se vi è parlando. chiaro. Sì, no, Vai, devi vai, avere una Marco. polizza nel momento in cui asseveri, quindi la polizza ha una durata, vale per le asseverazioni che farai in quel periodo, che è la polizza che andrai a indicare nel portale dell'Enea. Quindi quando finisci quella polizza e se poi vai avanti ne dovrai fare un'altra. Dipende Ok. dalla durata della polizza e dal momento in cui asseveri nel portale dell'Enea. Eh sì. Poi Christian dice, chiedo se esiste responsabilità solidale con eventuali collaboratori che emetteranno le asseverazioni di legge. Eventuali La collaborazioni. responsabilità solidale è tra professionisti. Sì. Sì, beh, lui credo che Lui è progettista o direttore dei lavori e vuole sapere se sei responsabile solidalmente con l'asseveratore? sì, esatto. Voglio dire, dipende Certo, anche un però. po' la valutazione della responsabilità, no? Dipende chi ha sbagliato. Se la responsabilità è dell'asseveratore, perché il povero progettista dovrebbe essere considerato responsabile solidalmente? Adesso è quello che chiede lui, eh. Presumo che sarà un. Ma questo lo decide quel signore seduto un po' più in alto con la mantella nera. In genere che ha una mantella nera, insomma. Sarà un magistrato a stabilirlo, quindi. Una volta avevano le parrucche. Una volta, ma in Inghilterra ancora. Sì. Allora, Ivan dice, se acquisto la polizza, credo, ha scritto postumo, credo, polizza decennale nel 2021, tale garanzia vale fino al 2031 oppure ogni anno devo rinnovare? Se c'è un'altra attività, no. Ah, scusa, non ho capito. Se la polizza prevede un'altra attività, no, nel senso che lui fa l'attività, la svolge per il periodo, insomma, fino appunto al 2022, dopodiché immagino che non sarà più interessato a garantirsi per l'asseverazione perché non la farà più. Pertanto scatta l'altra attività. A seconda del periodo di altra attività che la sua polizza prevede, è coperto per tot tempo, se la prevede, se non la prevede. Il premio che viene pagato per la polizza dedicata prevede già la postuma decennale in automatico, quindi Nel nostro caso sì. pago quel Nel nostro premio, caso ed è, esatto, è nel vostro, esatto, pago quel premio ed è finita lì, chiusa. esatto. E poi qui Alfredo chiede una cosa a te, Marina. Dice, volevo chiedere se la signora Ricci poteva ripetere il discorso relativo a quando entra in gioco l'assicurazione, solo a fronte di una richiesta danni da parte del committente, se non ho capito male. No, io dicevo un'altra cosa, dicevo che diversamente da altri paesi europei, in Italia non c'è l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, cioè esiste soltanto nel caso dell'RC Auto. Qui, ancorché si tratti di una copertura obbligatoria che il cliente, che il professionista deve fare, sarà sempre lui a rispondere nei confronti del danneggiato, quindi il committente piuttosto che l'agenzia delle entrate. Diciamo il committente perché l'agenzia delle entrate agisce, va a battere cassa al committente, il committente si rivolgerà all'asseveratore. Quindi nel momento in cui facciamo finta che è tutto a posto, che il cliente ha acquistato un massimale di 500.000 euro, il danno è 700.000, la compagnia si libererà del massimale da 500.000 euro, dopodiché gli altri 200.000 ce li mette l'asseveratore. Per questo io dico che è molto importante che si faccia una copertura che sia, diciamo, coerente con il valore dell'opera asseverata, anche un po' più comoda.
e si tuteli, perché poi in realtà l'assicuratore risponde per quello che è previsto dal contratto. Sono stata più chiara adesso? Sì, 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 penso proprio di sì. E poi Iva chiedeva una cosa a te, Paolo, dice: costi e spese, quel 25% tutelato, come diceva il dottor Salmaso, vale per il periodo di postuma decennale o solo per il periodo annuale di competenza della garanzia? No, vale per tutto il periodo di, finché la polizza in vigore, clausa claims made, ma anche per il periodo di postuma decennale, assolutamente. Ok. E poi qui Federico dice: come sarebbe opportuno aggiornare barra integrare la polizza di un tecnico che si occupa di pratiche di filiera 110% e non di asseverazioni? Una bella domanda. Marco, vai. Intanto verificare se la polizza prevede, come dicevo prima, come ho detto già due o tre volte, i danni patrimoniali che massimale hai. Perché se hai una polizza che prevede dei limiti di massimale per i danni di natura patrimoniale, questo è un caso, tu sei coperto per quel massimale. Fermo restando, ripeto sempre, che voi non dovete fare riferimento alla polizza che avete in questo momento, perché l'azione di rivalsa che potrà fare l'asseveratore nei confronti di chi ha lavorato in filiere e quindi è coperto dalla polizza normale, la polizza che sarà valida operativa alle condizioni previste sarà quella che avrai nel momento in cui riceverai per la prima volta la richiesta danni. Quindi okay, avere oggi un massimale da 250.000 euro non serve a niente, fondamentalmente. Cioè, sarà importante il massimale che avrai nel momento in cui ti chiederanno i danni, quindi quando verrà colpita la polizza. Ripeto, l'unico suggerimento che posso dare è verificare quanto e come siete coperti per i danni di natura patrimoniale e quanto e come siete coperti per il vincolo di solidarietà. Ok, poi oggi parliamoci chiaro, in una confusione totale, cioè oggi ci sono delle banche che per l'accesso al credito chiedono a tutti a destra manca polizze con massimale di almeno 500, cioè non sanno neanche loro cosa chiedono, però chiedono e a volte anche per dove in realtà non c'è ancora asseverazione, non c'è ancora bisogno della polizza dedicata, ma è tutta attività propedeutica, il professionista che fa lo studio di fattibilità, che magari poi non è l'asseveratore finale, deve dare alla banca una polizza con massimale che non serve a niente, cioè non ha proprio nessun significato logico. Ok, adesso qui stavo scorrendo le domande che sono ancora decine, a parte che poi ho letto quelle che mi sembravano un po' più significative. Non so, vi chiedo, ecco, perché adesso sono meno 20 alle 7 e volete che chiudiamo qui e poi magari tutte le altre domande ve le giro ed eventualmente organizziamo un piccolo webinar in cui date delle risposte, o volete che vada avanti, ecco, perché per me non è un problema andare avanti, però non vorrei abusare né della vostra pazienza né di quella dei colleghi, anche se vedo che in realtà i colleghi stanno continuando a scrivere, stanno continuando a fare domande. Tra l'altro adesso io ho risposto soltanto a quelle poste via webinar, sto vedendo anche su YouTube che ce ne sono altrettante, per cui sicuramente non ce la faremo mai a rispondere a tutte. E ditemi voi, ecco, se volete che vada avanti ancora un po', per me non è mai un problema, perché tanto lavoro fino alle 10:30 di sera, però non credo che voi facciate altrettanto, e quindi ditemi voi, ecco, perché l'idea potrebbe essere anche quella di che io raccolgo queste domande, le metto su un documento, creo un PDF, ve le giro e poi vediamo come organizzarci, e semmai facciamo un altro webinar, magari con i soli interessati che le hanno poste e diamo risposta in quel momento lì. Cosa dite?
Sì, potrebbe essere una buona idea, potrebbe essere una buona idea anche replicare l'evento e magari concentrarci su alcune materie, su alcuni elementi. Magari nel frattempo si avranno anche le idee un po' più chiare, non so. E io penso di sì, Okay. Marina, nel senso che se io vi giro le domande che hanno posto, voi vi fate un'idea un po' di quali sono appunto i dubbi principali, le domande, i quesiti principali, poi magari si potrebbe ripetere questo seminario qui e eventualmente concentrandolo proprio su questi quesiti che pongono i colleghi, giusto? Perché vedo che il tema è molto sentito, vedo che le domande qui sono veramente tante e poi, come avete visto, sono domande anche pertinenti perché è chiaro che adesso voi vedo che avete già un po' più le ossa ben impostate, però vedo che tanti colleghi qui appunto hanno No, veramente. secondo me c'è una gran confusione. Noi appunto avendo contatti con clienti, ma come immagino anche gli altri partecipanti, ci rendiamo conto che sono in grandi difficoltà, perché già devono andarsi a cercare un'altra polizza, già devono cercare di capire che cosa devono fare tecnicamente, che non è banale. E in più, insomma, sono abbastanza disorientati, ma lo è anche tutto sommato il legislatore, perché poi sta andando avanti per step, no? Quindi Sì, sta si andando aspetta. avanti per chiarimenti successivi man mano che si rendono conto di quali sono un po' Ma la devo dire nebbia. che io quando ho letto il decreto rilancio, l'articolo 119, la prima cosa che mi sono chiesta è dico, ma come mai non prevedono un'altra attività? Probabilmente è stata una dimenticanza, non lo so, non ci hanno pensato. Comunque qui sto leggendo quello che stanno scrivendo adesso tanti colleghi, che dicono sì, è opportuno un altro evento con risposte alla mano. Quindi mi sembra di capire che anche loro stessi gradirebbero un secondo seminario, un secondo webinar, magari ecco, concentrato su questi loro quesiti. Poi magari si potrà fare anche una carrellata comunque delle vostre proposte, perché quella va benissimo. Magari ci prendiamo anche un po' più di tempo e lo impostiamo un po' di più sulle risposte che danno. Magari io ve le giro, voi magari ve le dividete tra di voi e vedete chi vuole rispondere a quali. E io tutto sommato farei così perché se andiamo avanti qui, sì, insomma, le domande sono veramente ancora molte decine in più. Ma sì, magari si può anche fare che nel momento dell'iscrizione, se organizzi un altro webinar, nel momento dell'iscrizione, chiedi già se hanno delle Ah, domande bella da idea fare. questa. Eh beh, ma Se è guarda, possibile. se lo chiedo già, le domande che saltano fuori sono le stesse che hanno scritto adesso, ma comunque lo possiamo fare. Ma diciamo che se Sì, magari adesso io. poi con un po' di calma raccogliamo gli argomenti, tanto poi più o meno non è che cioè, sono sempre gli stessi gli Sì, argomenti. guarda, io posso raccogliere intanto queste di oggi, no? E ve le passo. Poi possiamo organizzare un secondo seminario chiedendo preventivamente agli iscritti che se hanno domande ce le mandino con un certo anticipo. Poi io vi giro anche quelle, voi raccogliete il tutto e vedete poi come organizzare il prossimo seminario. Va Perché bene. sai, adesso qui Volentieri. Mi aggrego a quello che ho detto con lei, anche perché mi viene da pensare che se anche stiamo qui un'altra mezz'ora, probabilmente scopriremo che le domande non le abbiamo. No, Sì, non ma esauriamo tutte le domande, insomma. no, E quindi, visto che la no, ma stessa arriva dai geometri. sì, no, ma sai quello che succede, Paolo? Che adesso io mi ero illuso di poter andare avanti, però man mano che andiamo avanti a rispondere, se ne aggiungono altre 10, capisci che in questa maniera qui. Non lo so, potremmo fare la formula del question time. Sì, dai, io raccolgo queste. Organizzo un altro seminario, ci metteremo d'accordo sulla data. In questo seminario preventivamente chiedo a chi si iscriverà di sottoporre i propri quesiti se ne ha. Raccogliamo il tutto, vi passo il tutto e da lì poi vedete voi come organizzarvi in pratica. Ok?
Va bene, allora io ringrazio intanto voi per la collaborazione e per la professionalità che avete dimostrato e anche per la pazienza nel rispondere alle domande, perché non sempre si trovano relatori poi disponibili a fare questo. In genere uno fa la sua relazione e poi ci saluta. Ringrazio soprattutto i tanti colleghi, 3.000 colleghi iscritti a questo seminario qui. Chiedo scusa ovviamente per i disguidi per i colleghi che sono collegati tramite YouTube, perché hanno avuto qualche problemino di audio in certi frangenti, però io l'ho scritto sulla chat YouTube. Adesso noi vedremo comunque che il video registrato sia corretto, abbia un audio buono, per cui eventualmente vi basterà tornare sul sito corsigeometri.it e andare a rivedervelo. Ecco qui io vi richiamo poi il sito, andate qui, se vi siete registrati e iscritti andate sulla pagina vostra e lì trovate il bottone video, come vi facevo vedere all'inizio. In pratica, tanto per ricordarvi un po' quello che dovete fare adesso, dicevo, no, da quando sarà terminato questo webinar, io adesso non so se il test riuscirò a farlo entro stasera o entro domani, perché poi probabilmente avrò bisogno anche di voi tre per mettere giù le domande. Adesso cercherò di farlo in maniera autonoma dalle vostre slide, però poi siccome sono stato distratto dalle domande dei colleghi, può darsi che qualcosa abbia bisogno. Ma dicevo, ecco, poi quello che dovete fare, mi rivolgo ai colleghi geometri, è tornare sul sito, fare il login, vi si apre la pagina dei vostri corsi, cliccate sul titolo di questo seminario e qui vedete avrete il bottone video per vedere il video. Anche questo non lo so se riusciremo entro serata, se succederà sarà verso il tardi, cioè verso le 11 di stasera, se no domani mattina. Il bottone file per scaricare le slide dei docenti e anche queste mie, e poi il bottone test per fare il test. Anche questo, ripeto, può darsi che non sia disponibile stasera ma che sia disponibile domani. A voi Marco, Paolo e Marina vi chiedo una disponibilità se dovessi aver bisogno per via del test, e magari non so, domani in mattinata, domani in giornata, se mi dite che se ci riesco vuol dire che non mi sentite, se non ci riesco vi chiamo e vi chiedo qualche lume, ok? Va bene. Bene, allora, benissimo. Perfetto, grazie a tutti. Io vi do appuntamento per chi è interessato, dicevo, a giovedì prossimo. Giovedì prossimo abbiamo quel bel seminario, visto che comunque insomma vi occupate di super bonus, e super bonus poi riguarda molto spesso anche le facciate. E quindi ecco qui vi ribadisco che giovedì prossimo facciamo quest'altro bel seminario. Dovrebbe durare un'ora, poi ne durerà sicuramente due, perché poi va a finire così, dove appunto vedremo il rilievo con laser scanner di un fabbricato esistente e di come poi dalla nuvola di punti che genera il software collegato al laser scanner, come ricavare il modello 3D su SketchUp, un altro argomento interessantissimo, tra l'altro proprio anche per interventi inerenti a super bonus, e poi via via con gli altri appuntamenti che avremo man mano qui tra marzo e aprile. Io vi ringrazio tutti e mi auguro di trovarvi di nuovo ai nostri corsi, ai nostri webinar. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie, ok, ciao. Buonasera, arrivederci a tutti.